From my reporting on the ground, talking to journalists and people on the streets, looking at the poll numbers now, it looks like the no OXXO vote is the clear winner in tonight's vote. Del cambio para Podemos. Multitudinaria manifestación de Podemos. Marea morada en el centro de Madrid. Tanto yo digo que no nos representan, no. Esta ciudad se merece a Ada Colau como alcaldesa, porque la valentía es el motor del cambio. Há uma forma diferente de fazer política. É essa diferença que vos proponho. Candidato-me em nome da esperança de país novo e justo. Jeremy Corbyn, 251,000. We need a new rising, a rising at the ballot box, a rising against inequality, a rising against injustice. Yes, Europe will be democratized or it will disintegrate. This is not a scare tactic, it's a fact. Grazie innanzitutto all'Orchestra Notturna e Clandestina guidata dal maestro Enrico Melozzi e grazie a tutti quanti voi che siete qui stasera all'Acquario Romano, a quanti ci seguono in diretta su Repubblica TV e in streaming da ogni parte del mondo. E grazie ad Alice Lizza che sarà a fianco a me questa sera. Alice è una scrittrice e giornalista per la RAI, ma è anche una filmmaker di documentari e diari di viaggio nei quali racconta la storia di personaggi speciali, artisti, che sono espressioni di diverse civiltà, culture, società, dall'Europa al Nord America al Brasile. Grazie e benvenuti qui a questo evento. Io ringrazio Carmela Mastrangelo, che invece è una ricercatrice presso il Dipartimento Italiano di Studi Orientali dell'Università La Sapienza di Roma, che nelle sue ricerche si è occupata della recezione in Europa della tradizione indiana antica durante l'epoca delle missioni e i primordi del colonialismo britannico ed è soprattutto un'insegnante di grammatica sanscrita. Insieme vi accompagneremo durante questa serata. Oggi vogliamo aprire uno squarcio nell'immaginario di una nuova Europa, più trasparente, accogliente, ecologica e democratica. E lo faremo attraverso le voci di molti esponenti che credono in un continente in movimento, che non si riconosce nelle immagini di terrore di questi giorni, degli attentati di Bruxelles, di Parigi, di Istanbul, di Ankara, del terrore che proviene da ogni parte del mondo e non si riconosce nemmeno nelle immagini che provengono dal confine greco-macedone del campo profughi Idomeni. Sì, l'Europa deve fare appello a tutte le sue risorse per affrontare l'oscuro tempo presente, risorse che non provengono soltanto dai suoi governanti, ma anche e soprattutto dalla sua cittadinanza attiva, capace di associarsi in reti, movimenti, ONG che operano in diversi campi. European Alternatives fa proprio questo da 9 anni, organizzazione transnazionale capace di collegare reti, associazioni, attivisti. Ed European Alternatives, insieme con DiEM25, ospiterà oggi questa serata. Questa sera DiEM25 verrà presentato qui in Italia, un movimento transnazionale lanciato proprio il 9 febbraio scorso al Volksbühne, il Teatro del Popolo di Berlino, e che trova in Roma la sua prima tappa, con una semplice e folle ambizione, democratizzare l'Europa. A guidarci attraverso le discussioni e i dialoghi di questa serata è con noi il fondatore di European Alternatives, Lorenzo Marsili. E
E insieme a Lorenzo, l'economista, ex ministro delle finanze greco e promotore del movimento DiEM25, Yanis Varoufakis. Grazie mille prima di tutto, grazie mille a tutte quante, grazie mille a tutti quanti per essere qui questa sera, grazie mille per essere venuti e dimostrare con la vostra partecipazione quanto sia necessaria e urgente un'altra visione di Europa in questi tragici giorni che stiamo attraversando. Questa è una serata molto importante, è una serata importante per i temi di cui discuteremo finalmente in un dibattito pubblico italiano asfittico e totalmente divorziato dalla realtà. Parleremo dei veri temi che contano: democrazia, eguaglianza, trasformazione ecologica e sfide ambientali, rifugiati e sfida delle migrazioni, trasparenza nei processi decisionali. Ma è una serata altrettanto importante perché non si tratta più semplicemente di affrontare singoli temi. Quello che abbiamo di fronte oggi è la necessità di ricostruire lo spazio europeo, ricostruire la nostra casa comune europea come grande spazio politico, come grande spazio democratico e come grande spazio di speranza e di ambizione per il nostro futuro. Io ho 31 anni, non voglio crescere e invecchiare in un continente fallito, non voglio crescere e invecchiare in un continente ingiusto, non voglio crescere e invecchiare in un continente di cui vergognarmi. Non mi ritrovo nelle immagini che escono in questi giorni dalla rotta dei rifugiati nei Balcani, così come non mi ritrovo in un Consiglio europeo, in una Unione europea che crisi dopo crisi non fa altro se non proporre accordi incapaci di essere all'altezza delle grandi sfide del XXI secolo. L'Europa è un tema non di una parte politica particolare. Non ci troviamo più di fronte, non è più il tempo di dividerci fra chi è più a sinistra, fra chi è più a destra, fra chi è più al centro, chi è più in alto, chi è più in basso. Si tratta di unirsi e ricostruire uno spazio di giustizia e di democrazia per tutte quante e per tutti quanti. Le immagini terribili che arrivano da Bruxelles, che sono arrivate da Bruxelles ieri mattina, ce ne ricordano delle altre. Ci ricordano le immagini con le quali l'Europa è stata prima concepita. Sono le immagini con cui Altiero Spinelli nel 1943 al confine nell'isola di Ventotene, a 150 chilometri da qua, per la prima volta immaginava il sogno di un'Europa unita come progetto di pace, capace di costruire accordo e armonia fra i popoli, speranza, prosperità e futuro per tutti quanti e per tutte quante. Oggi è quello spirito costituente che dobbiamo recuperare, quello spirito di costruzione di un nuovo spazio politico che sia in grado di accogliere noi e di accogliere le generazioni future. Non ci sono più padri e madri costituenti. Oggi i soggetti costituenti non possono che essere quelli che sono qui in questa sala, quelli che sono fuori da questa sala e le tante persone che in Europa si battono, ne avete viste alcune nel video introduttivo, per una Europa differente, più giusta, più democratica. È con questo che ci accingiamo ad aprire questa serata, parleremo più a lungo in chiusura di ciò che vogliamo fare, partendo dalla giornata più importante, che è domani, che è il 24 marzo, con uno spirito di grande unità, ma anche di fermezza, perché unità non vuol dire lasciare da parte i principi. Unità non vuol dire accettare discorsi xenofobi o razzisti. Unità non vuol dire accettare che 62 persone controllino il 50% della ricchezza mondiale. Unità non vuol dire accettare un sistema economico basato sullo sfruttamento ambientale, destinato al fallimento dell'ambiente e al fallimento delle nostre stesse società. Unità non vuol dire accettare che le decisioni in Europa vengano prese all'oscuro di ciò che la cittadinanza chiede e vuole. Unità non significa accettare che ci sia un tasso del 42% di disoccupazione giovanile e che anche nel paese più ricco d'Europa, la Germania, ci siano milioni di persone che lavorano e continuano a essere in povertà, milioni di bambini che nascono in condizioni di povertà. Unità significa capire che le sfide del XXI secolo sono sfide che ci guardano tutti quanti. E che la sfida di ricostruire l'Europa come spazio comune è una sfida che ci riguarda tutti quanti. Questa sfida va affrontata partendo dai principi solidi che sono i principi incarnati da questo continente: giustizia, democrazia e anche, e qui arriviamo a Yanis, una grande ambizione.
di non accettare lo status quo, di non accettare ciò che abbiamo di fronte oggi, ma di dire è possibile, si può cambiare, possiamo cambiare le nostre società, possiamo cambiare la nostra Europa, non dobbiamo accontentarci di ciò che ci viene dato e non dobbiamo accettare la retorica di quanti ogni giorno cercano di ricordarci che non c'è alternativa al fallimento che stiamo attraversando in questi giorni, in queste settimane e in questi anni. Diem entra in un momento storico, Diem entra nel momento in cui i nodi dell'Europa sono arrivati al pettine. Io chiederei a Yanis di raccontarci un po' che cosa ha intenzione di fare con Diem e soprattutto quale percorso Diem immagina a partire dal 24 di marzo. Yanis, if you can tell us Diem. Tonight. Questa sera vediamo l'inizio, vi prometto, una celebrazione, ma questa celebrazione avviene sullo sfondo di un dramma che si è compiuto a Bruxelles e dobbiamo riconoscere che in questo momento preciso in Europa veniamo messi alla prova. Veniamo messi alla prova per quanto riguarda le nostre capacità di rispondere a delle sfide comuni, uniti, insieme. La nostra unità viene messa alla prova. Noi veniamo messi alla prova per quanto riguarda la nostra capacità di fermezza per trovare le persone che hanno commesso questi crimini, per poterli giudicare. Quindi siamo messi alla prova per quanto riguarda le nostre capacità, che non deve nutrire, diciamo, il terrorismo e la paura, come è successo con eventi precedenti. Quindi noi dobbiamo anche cercare di debellare le cause del terrorismo, delle divisioni, dello scontento e della mancanza di integrazione, non solo delle minoranze, ma vogliamo un'integrazione di tutti gli europei in questa casa comune che è l'Europa. Questa sera noi stiamo iniziando con un moltissimo ottimismo, nonostante questa tristezza. Abbiamo iniziato con la musica e quindi dobbiamo sicuramente arrivare a dei risultati concreti, soprattutto se diamo inizio a tutto ciò qui a Roma. Perché siamo qui? Perché Diem? Perché alcuni di noi, molti di noi, sono uniti da una preoccupazione comune che condividiamo, che questi grandi risultati dei decenni passati, l'Unione Europea si sta disgregando, si sta disintegrando sotto i nostri occhi, perché le loro istituzioni, le istituzioni dell'Unione Europea non hanno più democrazia. Quindi lo slogan che avete visto nel video, l'Unione Europea sarà democratizzata oppure si disintegrerà. Quindi è questo che significa Diem. Diem è un partito politico? No, non lo è, dobbiamo dirlo senza mezzi termini. Non vogliamo creare un'altra confederazione di partiti politici che esistono negli vari stati nazioni a Bruxelles. Già ce l'abbiamo, non è che funzioni bene. Né ci occupiamo di creare partiti nazionali in Portogallo, in Spagna, in Gran Bretagna, in Italia, che possano in qualche modo competere con altri partiti nazionali che operano in quelle aree. Allora, qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di creare delle infrastrutture che non esistono in Europa, un'infrastruttura politica che noi possiamo utilizzare come democratici europei per essere uniti, per avere un dialogo che non abbiamo avuto in Europa, relativamente a quelle che sono le minacce comuni, i problemi comuni, le crisi che condividiamo e come possiamo dare una risposta comune a queste minacce. Nel Consiglio dell'Unione Europea, nell'Ecofin, nell'Eurogruppo, è uno scandalo che questo tipo di dialogo, di conversazioni non si sono mai tenuti. La crisi greca è un problema dei greci, quindi sono loro a dover pagarne il prezzo. Il ristagno dell'economia italiana è un problema squisitamente italiano, la deflazione tedesca è un problema tedesco, il problema dei profughi in Grecia è un problema della Grecia, dobbiamo tenerli in una sorta di campo di concentramento. Questa disgregazione è il risultato
pensato di aver creato l'Unione Europea a mo' di cartello e poi naturalmente abbiamo anche creato l'euro, che non doveva essere non politica come valuta, ma invece non è che sia politica ed è al 100% inefficiente sotto il profilo macroeconomico. Quindi abbiamo creato qualcosa che non è stato in grado di sostenere il terremoto della versione del 2008 di quello che è avvenuto nel 1929 a Wall Street. E come è successo nel 1929, quando c'è avuto un processo di frammentazione, lo standard aureo che è crollato, poi gli europei che si sono in qualche modo rivolti gli uni contro gli altri e anche contro se stessi, esattamente nello stesso modo la nostra versione dello standard euro e l'euro che è stato creato in qualche modo rifacendosi allo standard aureo. E poi inizia a disintegrarsi dopo il 2008 e il risultato è stato un analogo processo. Quindi Diem sta cercando di realizzare quello che noi come democratici non siamo riusciti a fare negli anni 30, insieme che siamo verdi, democratici progressisti, cattolici, democratici sociali e conservatori. Dobbiamo insieme dar vita a un'alleanza per cercare di evitare di scivolare in questo abisso. Dobbiamo invitare gli europei, a prescindere dalle loro affiliazioni di partito politico, della loro nazionalità, la lingua che parlano, la cultura che è stata la loro, a dar vita a un'alleanza che ponga termine a questa disintegrazione. Diem è un'organizzazione dall'alto verso il basso? No, non lo è. Noi abbiamo un minimo di coordinamento a livello verticale in riunioni faccia a faccia come quelle di oggi, ma al tempo stesso noi investiamo molte energie nel creare quello che noi definiamo dei collettivi spontanei di europei, di cittadini europei che spontaneamente, senza nessun tipo di coordinamento o di controllo, danno vita a dei gruppi in tutta l'Europa per perseguire gli obiettivi indicati nel manifesto, che potete leggere, già ne avete sentito parlare di questo. Vorrei adesso in qualche modo identificare i sei temi che noi riteniamo siano i temi fondamentali per salvare l'Europa e per creare un sogno di prosperità comune. Le sei minacce, le zone su cui si combatterà in Europa per ottenere questi risultati sono i seguenti. La trasparenza, numero uno. Il fatto che nessun europeo sia a conoscenza di come siano messe a punto delle decisioni che danno, che hanno un impatto sull'Europa. Quali sono i documenti su cui si basano queste decisioni? Questo ci nega la possibilità di avere la democrazia, quindi negando la trasparenza, e questo ci garantisce un esito disastroso, una disintegrazione. Secondo punto, il problema delle migrazioni, dei rifugiati, dei profughi. L'Europa deve mettere a punto un approccio comune in ordine a questi problemi, riflettendo la nostra fermezza nella democratizzazione per evitare la disintegrazione. Poi un New Deal europeo verde, che è l'unico modo di vedere come sia possibile ridispiegare le istituzioni esistenti per affrontare il problema del debito, del settore bancario, del basso tasso di investimenti e della povertà. Numero 4, la transizione verde, il greening dell'economia. Alla luce di questo Green New Deal, per cui lotteremo, dobbiamo procurarci dei fondi per investire nella tecnologia verde. Qual è questa tecnologia verde? Qual è il processo di selezione che noi selezioneremo per questo? E poi un'altra cosa importante, che è fondamentale e molto poco conosciuta, è come noi possiamo garantirci che l'Europa sia sovrana sul piano tecnologico senza essere sottoposta ai grandi giganti del Google o Microsoft. E poi l'altro processo importante, una Costituzione europea degna di questo nome per la nostra identità. Il 9 febbraio abbiamo avviato questo processo a Berlino, ci siamo recati a Berlino, persone che venivano da tutte le parti del continente europeo con lingue,
è un passato diverso, ci siamo uniti ai nostri compagni democratici tedeschi per scuotere l'Europa in modo pieno di passione. Questa sera noi siamo qui a Roma. Diem inizia il suo processo in Italia questa sera e noi stiamo lanciando la nostra campagna Trasparenza in Europa, Transparency in Europe. Qui a Roma questa sera insieme chiediamo che ci sia la luce che venga fatta splendere sulle istituzioni europee. Noi assumiamo un impegno questa sera, ci rifiutiamo di andare a passo lento in questa lunga notte. Questa notte noi ci battiamo contro lo spegnersi di questa luce, noi ci uniamo a Diem, sottoscriveremo la petizione, quindi inizieremo questo processo di costruire un'Europa democratica contro le istituzioni dell'Unione Europea che senza neanche capire stanno portando l'Europa alla sua distruzione e ci vogliono far ritornare agli Stati-Nazioni dove non potremo trovare una prosperità comune e la pace. Quindi unitevi a voi, a Diem, European Alternatives e tutti i progressisti in Europa che vogliono creare un'unità dove oggi c'è discordia. Carpe Diem. Io ho una persona, sto al microfono, ho una persona molto importante e straordinaria da presentarvi prima di iniziare. Una straordinaria europarlamentare che ogni giorno lavora precisamente per i temi di cui abbiamo appena discusso. Una persona che per essere qui ha attraversato metà del continente perché il suo aereo doveva partire ieri mattina da Bruxelles. Una persona che con grandissima generosità si è candidata alle elezioni presidenziali portoghesi 2 mesi fa, prendendo il 12%. Una persona che avete visto nel video di introduzione e che chiederei, interverrà anche più avanti questa serata, di venire a dire 2 parole su ciò che è accaduto ieri a Bruxelles, essendo lei in prima persona una protagonista di questa grandissima barbarie. Marisa Matias, per favore. You exaggerate a lot. Esagerato. Buona serata a tutti. Sì, vengo da Bruxelles. Ho fatto questo viaggio. Sfortunatamente il viaggio che è iniziato a Bruxelles ieri è un viaggio che si compie ogni giorno in tutto il mondo. Per gli attentati terroristici e le azioni terroristiche. Ieri noi abbiamo vissuto un'esperienza molto difficile a Bruxelles. Ma non abbiamo neanche, diciamo, potuto sentire quello che era successo. Ero molto scioccata, molto diverso, diciamo, quando siete colpiti nel posto dove vivete, perché la prima cosa di cui vogliamo occuparci è se i nostri stanno bene, ma non possiamo parlare con loro. Questo è il motivo per cui i terroristi ci attaccano nella nostra vita quotidiana, nelle routine di ogni giorno. Io sono abituata a vivere in contesti diversi, in vari paesi, in diverse città. La cosa che mi ha più scioccato ieri si riferiva al fatto che ancora una volta l'Europa non è stata all'altezza di questa prova. È stato detto dalle istituzioni europee, alcuni leader europei, che i valori europei sono stati ancora una volta messi in discussione. Io penso sempre, ma di che cosa parlano francamente? Non è un problema di valori occidentali, perché migliaia di persone già sono morte e ogni giorno le persone muoiono a seguito di azioni terroristiche o attacchi, attentati terroristici, e non sono, diciamo, i valori occidentali che sono in gioco, è la nostra dignità, la nostra umanità che è in gioco, e i leader europei e le loro risposte che si basano
su delle azioni relative alla sicurezza, una fortezza Europa, cercando di dividerci dagli altri, continuano a giocare questo gioco delle paure e in qualche modo danno ulteriormente spunto ai terroristi che si muovono fra noi. Quindi spero che con questo movimento democratico e in tutti gli altri movimenti noi potremo cercare di fare in modo di porre termine all'ipocrisia dell'Europa. È arrivato il momento di porre termine a far sì che il business sia più importante della vita delle persone. Ieri è stata una giornata durissima a Bruxelles, così come molte persone passano dei giorni molto difficili dovunque si trovino al mondo. Quindi quando si parla del terrorismo, e questa è l'ultima cosa che voglio dirvi, voglio che si tenga sempre conto del fatto e si ricordi sempre che non è possibile di eliminare 2/3 del mondo ogni volta che si parla di terrorismo, né possiamo eliminare la maggioranza delle vittime del terrorismo quando ne parliamo, perché ma noi non dobbiamo riprodurre quello che cercano di farci accettare, dobbiamo dire che noi siamo diversi, siamo quelli che pongono questa diversità come indispensabile per la democrazia. Grazie. E allora iniziamo. Stasera attraverseremo 4 dei temi principali per una visione rinnovata dell'Europa: le migrazioni, l'ambiente, la trasparenza e la democrazia, che sono 4 delle priorità attorno alle quali lavorerà nei prossimi mesi DiEM25 e di cui si è discusso questa mattina in una grande assemblea di confronto tra le associazioni italiane ed europee.
A questi temi si aggiungono quello del lavoro e quello della finanza. Su ciascuno di questi sei punti si sono tenute nelle ultime settimane diverse assemblee e incontri tra le associazioni. E adesso sarà presentato qui il resoconto della discussione di questa mattina, quella di cui parlava Alice, che si è articolata appunto su sei diversi tavoli divisi per aree tematiche. A parlare del dibattito sul tema del lavoro sarà Marta Sigliero. Buonasera, sono Marta Sigliero, parlo a nome del tavolo sul lavoro e i suoi valori. Questa mattina durante l'assemblea abbiamo discusso tre punti che riteniamo fondamentali per iniziare a cambiare le pessime condizioni in cui milioni di cittadini europei vivono all'oggi. Pensiamo sia importante includere, tenendo presente che il manifesto parla di disuguaglianza ma non strettamente di misure dirette sul lavoro, e quindi noi proponiamo di superare l'idea del welfare nazionale a favore di iniziative sul livello europeo. Il secondo punto riguarda la possibilità di istituire un reddito garantito in Europa. Abbiamo discusso di come il basic income potrebbe essere finanziato e posto in connessione con la questione del salario minimo. In terza istanza abbiamo parlato della necessità di garantire la dignità dei cittadini europei, perché non possiamo garantire condizioni di lavoro dignitose se non possiamo garantire la dignità della cittadinanza. Come possiamo cominciare a raggiungere questi tre punti? Abbiamo diverse proposte. Innanzitutto l'istituzione di un fondo europeo per la costituzione di un welfare comune. Il secondo punto è la partecipazione alle consultazioni che la Commissione è in corso di svolgere da qui alla fine dell'anno. E la terza proposta riguarda una iniziativa europea sul basic income. Continuiamo con i report. Okay. Ci parlerà del tema delle migrazioni Giuseppina Tucci. Esseri umani, cittadini del mondo, potenziale, uguali dalla nascita. Ecco quello che siamo, ecco quello che è ogni migrante, economico o rifugiato che sia, senza classificazioni. Cosa chiediamo all'Europa? Vogliamo politiche di inclusione e superamento della mera integrazione. Vogliamo corridoi umanitari. Vogliamo un asilo europeo con il riconoscimento reciproco degli status. Vogliamo un monitoraggio europeo degli hotspot. Vogliamo il visto automatico per i minori non accompagnati. E vogliamo il riconoscimento del lavoro di accoglienza e solidarietà delle associazioni della società civile contro la criminalizzazione della disobbedienza civile che pratichiamo ogni giorno nelle nostre comunità locali. Chiediamo a tutti di convergere nella mobilitazione Disobbedire ai confini, a Diem di aderire alla Carta di Roma per dire basta all'egemonia dei predicatori d'odio. Questo è quello che abbiamo discusso stamattina e questo è quello che vogliamo per una nuova Europa. Grazie Giuseppina. A parlare del dibattito sul tema del lavoro, Paola Tamma. Scusate, sul tema dell'ambiente, pardon. Il riorientamento della produzione in chiave ecologica deve farsi carico, attraverso meccanismi di incentivi e anche della leva fiscale, se necessario, delle ricadute ambientali che oggi pesano sulle collettività e invece dovrebbero pesare nel bilancio delle imprese. Penso all'Ilva di Taranto, ma ci sarebbero moltissimi altri esempi. Inoltre, dal tavolo dell'ambiente, è emerso che ci vorrebbe sicuramente un Green New Deal, di cui si parla nel manifesto di Diem, ovvero un uso delle istituzioni europee esistenti, per soprattutto della Banca Europea degli Investimenti, al fine di rifinanziare quelle che sono le tecnologie verdi, quindi ricerca e sviluppo nelle sostenibili e per un'economia che finalmente si possa definire verde senza fare del greenwashing. Infine, ci piacerebbe che Diem si facesse portatore di una campagna transnazionale per il disinvestimento dalle energie fossili e che veicolasse questi fondi nel reinvestimento in fonti energetiche sostenibili. Grazie. Grazie.
Per il tema della trasparenza ascoltiamo Daphne Bühlensbeck. Thank you. Transparency was the working group. Grazie, il gruppo di lavoro sulla trasparenza a cui ho partecipato stamattina ovviamente ha discusso della campagna trasparenza che presentiamo stasera, ma anche di altre questioni in relazione a questo tema. Ovviamente non si può parlare della trasparenza giusto per parlare di trasparenza, ma piuttosto dobbiamo parlare dell'accesso ai saperi e della possibilità di empowerment per le persone affinché possano utilizzare queste informazioni e questi saperi al meglio. Quindi il tema dell'empowerment è stato al centro della nostra discussione. Ed anche come valorizzare gli strumenti che già stanno venendo creati in questo senso, in modo che i dati che una volta liberati possano essere utilizzati in modo efficace, non essere semplicemente rimanere lì. Infine, noi riteniamo che la trasparenza sia condizione necessaria a poter portare avanti il nostro stesso lavoro e che quindi la trasparenza deve essere applicata anche al processo che stiamo avviando a partire da stasera. Niccolò Milanese ci parla. Niccolò Milanese. What does it mean to be... Cosa significa essere un democratico europeo? Significa credere nel fatto che le persone ovunque in Europa possano lavorare insieme attraverso i confini per creare una società migliore, che cittadini e non cittadini già attraverso le loro azioni e parole stanno nei fatti creando una Costituzione europea più democratica, che dobbiamo far avanzare ulteriormente nel senso della solidarietà. Significa dire che le istituzioni politiche devono essere luoghi di libertà e partecipazione e non luoghi che lavorano contro gli interessi delle persone, e laddove le istituzioni lavorano contro gli interessi dei cittadini devono essere contestate. E significa dire che le nostre città sono terreno di sperimentazione per innovazioni democratiche piuttosto che luoghi dove dobbiamo avere paura gli uni degli altri. Questi sono alcuni dei temi di cui abbiamo discusso nel tavolo sulla democrazia. E per discutere dell'ultimo tema, quello della finanza, Giulio Breglia. Gruppo Finanza, moneta e istituzioni. Ci abbiamo provato ad immaginare l'assetto istituzionale nel 2025, ma non ce l'abbiamo fatta. I cambiamenti, le rivoluzioni da portare avanti sono troppe e troppo urgenti. In veloce carrellata, fra le tante idee, un nuovo Glass-Steagall Act. Il credito non è una scommessa. Un vero quantitative easing a sostegno delle persone e dei territori. La lotta al fiscal compact, TTIP. Arbitrati privati e agenzie di rating. Armonizzazione fiscale per evitare la fuga delle imprese da ogni paese. Trasparenza RCDA e democrazia anche elettiva delle istituzioni pubbliche finanziarie. Nuove formule di bond pubblici, garantiti dal micro al macro. Antiproibizionismo come lotta alla corruzione e al riciclaggio, come nel modello dell'Uruguay. È difficile, ma si può fare. Grazie. Grazie Giulio. Grazie a tutti i reporter e a tutti quanti hanno voluto contribuire al dibattito di questa mattina e alle assemblee tenutesi in queste settimane. Adesso cercheremo di trattare un po' più diffusamente un tema molto importante, il primo della serata, quello delle migrazioni. Questa sera noi proviamo a immaginare l'Europa che vorremmo, la patria dei diritti umani e il baluardo in difesa delle libertà democratiche, che oggi sembrano non esistere più. Dopo i muri di filo spinato e gli eserciti schierati sulle frontiere della rotta balcanica, l'accordo di questi giorni tra UE e Turchia dimostra una nuova volta che gli Stati europei hanno scelto di venir meno ai propri obblighi internazionali e di voltare le spalle ai migranti che chiedono rifugio. A dialogare con Lorenzo, che intanto ci raggiunge qui, sarà una scrittrice italiana di origini somale, che è autrice di diversi racconti e romanzi, l'ultimo Adwa pubblicato nel 2015, ed è articolista per diverse testate dalla Repubblica Internazionale. Insieme con quegli scrittori che non sono originari soltanto del Corno d'Africa, ma che hanno comunque trovato nell'italiano la lingua di espressione
la propria lingua di elezione, è uno degli esponenti più importanti della nostra letteratura contemporanea, che diventa espressione dell'incontro e del confronto fra diverse culture. È con piacere che invito a raggiungerci qui Iggy Abashego. Tornerà sul palco a parlare di migrazioni nuovamente l'europarlamentare portoghese Marisa Matias, leader del blocco de Schierda, convinta che una nuova Europa sia possibile. Welcome again, Marisa. Ciao Giabba. Benvenuta Marisa. Anche per chi ci ascolta, passerò dall'inglese all'italiano e parlerò italiano con il Giabba e inglese con Marisa. Scusatemi e tanti ringraziamenti veramente agli interpreti che rendono possibile capirci questa sera. Marisa, I think we need to begin from something. Marisa, dobbiamo iniziare con qualcosa a cui noi tutti pensiamo. Pochi giorni fa l'Unione Europea ha sottoscritto un accordo con la Turchia che molti hanno definito disumano e inefficiente come accordo. E dalla tua posizione privilegiata di parlamentare europea vorrei chiederti cosa ne pensi. Se io avessi effettivamente potuto godere di certi privilegi del Parlamento europeo, questo accordo non sarebbe mai esistito, non avrebbe mai visto la luce. Non è solo disumano, ma è vergognoso, scellerato. È esattamente l'opposto di quello che noi dovremmo fare per quanto riguarda i profughi, i rifugiati e le crisi dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa. È qualcosa di ancora peggiore, c'è qualcosa di perverso nell'accordo, perché stiamo creando in Turchia l'equivalente di Guantanamo numero 2. Cerchiamo di respingere, diciamo, di nuovo in Turchia quelli che hanno cercato di lasciare la Turchia, un paese che negli ultimi anni ha dimostrato di usare due pesi e due misure su queste tematiche, ma che non fornisce nessuna garanzia di protezione dei diritti umani nel senso più fondamentale di questi diritti. Stiamo parlando di un paese che ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra, cioè un paese che però non ha assunto nessuna responsabilità per quanto riguarda i profughi. E per quanto possa sembrare ironico, l'unico tipo di profughi che la Turchia è tenuta ad occuparsi per quanto riguarda la protezione dei diritti umani sono, diciamo, i profughi europei. Quindi mi sembra che sia il mondo alla rovescia in un certo senso. Cosa pensi che dovremmo fare? Quale sarebbe una risposta alternativa alla risposta data dal Consiglio europeo? Penso che noi stiamo creando un'enorme crisi, diciamo, di un fenomeno che potrebbe essere risolta molto più semplicemente. Garantire un passaggio sicuro per questi migranti è l'unica via possibile. Se le persone dicono che noi non abbiamo le condizioni per accogliere 1 milione di rifugiati in 28 paesi membri, ma forse scherzano, e parlo di queste risposte emergenziali. Se pensate alla popolazione del Libano, 4 milioni di persone hanno, diciamo, 2 milioni di rifugiati, quindi il 50% della popolazione. Guardate la Giordania, 30% della loro popolazione, quindi le istituzioni europee hanno optato per un outsourcing, una delocalizzazione del problema, cioè mettendo, diciamo, il problema ai margini delle zone di conflitto. Ma questo è un problema che esiste da decenni, l'abbiamo visto con i paesi del Nord Africa, adesso lo vediamo nei paesi del Medio Oriente, adesso lo vediamo con questo accordo con la Turchia. Quindi questa risposta all'emergenza, un passaggio sicuro, garantito, e poi ricevere, diciamo, accogliere quei rifugiati che fanno domanda di asilo in Europa.
ma naturalmente io mi sono battuta molto nel Parlamento europeo per creare, far accettare un embargo alla vendita, diciamo, delle armi a questi, ai paesi che li usano. Sapete che nel il Parlamento europeo ha, diciamo, molti affari con paesi che passano le armi ad altri paesi, da anche un embargo dove essere adottato nei confronti dei paesi che sfruttano il petrolio di zone in conflitto. Ma dobbiamo dirci allora cosa succederà anche agli altri paesi in Africa, che possono anch'essi avere bisogno della nostra solidarietà. Noi abbiamo delle responsabilità, non posso raccontarvi come stanno le cose, noi abbiamo grosse responsabilità per tutti questi conflitti, quindi in questa situazione di emergenza dovremmo creare delle condizioni a livello europeo per dare, concedere l'asilo, un asilo a livello europeo. E non semplicemente andare a vedere i problemi che esistono nei paesi d'origine, non è solo in Siria o in Iraq che noi abbiamo delle difficoltà, dobbiamo riflettere molto sulla situazione quando vediamo che perfino l'Iraq accoglie più rifugiati di tutta l'Unione Europea, questa la dice lunga su come l'Europa, l'Unione Europea non si occupa della questione. Ma ci sono talmente tante cose che noi possiamo fare e potrei parlarne per ore, e possiamo tornare sopra sull'ultima questione, un passaggio sicuro. Tra l'altro è stata l'Italia a dimostrare in questi mesi che i corridoi umanitari sono qualcosa di assolutamente fattibile con il progetto pilota avviato dalla comunità di Sant'Egidio per rifugiati siriani nei campi libanesi. Forse è uno di tanti piccoli esempi dell'attivismo non governativo che andrebbe ripreso e rilanciato anche da chi ha il privilegio, non sempre esercitato con onore, di governarci. Hijaba, io vorrei che ci aiutassi ad aprire lo sguardo oltre i titoli dei giornali. Quando si parla di migrazioni oggi si parla di rotta balcanica, si parla di guerra in Siria, si parla di rifugiati, ma le migrazioni sono qualcosa di molto più ampio, di molto più globale, che va ben oltre la contingenza del momento e le guerre ai confini dell'Europa. Quindi partendo anche forse dalla tua esperienza ti chiederei di raccontarmi che cosa significa migrare al di là dell'emergenza umanitaria. Allora, buonasera a tutti, in primo luogo. E io infatti alzerei un po' l'asticella in generale del nostro discorso pubblico sulle migrazioni, perché forse dobbiamo cominciare, secondo me, a parlare di libera circolazione delle persone, cioè della libera circolazione, proprio il viaggio, perché... grazie. Perché penso che stiamo vivendo in un clima, scusate se uso questa parola forte, di apartheid, dove a un certo punto ci sono persone a cui è permesso il viaggio, vai su internet, ti compri il biglietto low cost e parti, magari hai un problema con la valigia però puoi partire, e persone che non possono partire. Io sono di origine somala, dico sempre che i miei genitori qui in Italia sono venuti con un aereo, io ho avuto appunto, mio fratello ha studiato a Praga e faceva sempre questi viaggi da Roma, Mogadiscio, Praga. Il viaggio negli anni 70, negli anni 80 era un viaggio circolare. Oggi dalla Somalia, dall'Eritrea, da tutta l'Africa occidentale, dalla Siria, non è possibile venire in maniera legale, quindi sei costretto all'emigrazione. Questo è un qualcosa che dobbiamo capirlo, perché se non lo capiamo non capiamo perché poi la gente prende i barconi. Io sono stata a Hargeisa, nel Somaliland, Somalia del Nord, 2 anni fa, per una fiera del libro, perché si fanno le fiere del libro anche in Africa, anche se qui non vengono raccontate, però ecco, ho parlato con tanti ragazzi che mi dicevano io voglio fare il Tahrib è proprio il viaggio, no, verso il Mediterraneo, ma le motivazioni non erano soltanto io scappo dalla guerra, c'è questa motivazione che è forte, che adesso insomma sono molto colpiti i siriani, siamo stati colpiti in passato noi somali, però ecco, molto spesso un giovane vuole viaggiare, vuole farsi un corso di specializzazione,
vuole vedere il mondo, vuole fare il turista forse, perché glielo dobbiamo impedire? Perché pensiamo che un corpo sia pericoloso e soggetto a migrazione e un altro no? Perché pensiamo che solo i giovani europei possono farsi un'esperienza all'estero? Quindi dobbiamo, secondo me, cambiare proprio il punto di vista. Questo per me è fondamentale. Poi l'Europa veramente potrebbe fare molto di più, perché costerebbe anche meno. La cosa paradossale è che l'impianto della sicurezza, i vari Frontex e tutto quello che stiamo mettendo in campo sono delle sciocchezze paradossali, perché costano tantissimo. Sarebbe molto meno costoso accogliere le persone, oltre che per l'umanità, ma sarebbe anche meno costoso, anche se venisse tutta l'Eritrea, che poi sono 6 milioni, tutta la Siria. Potremmo sicuramente farcela. Il problema, secondo me, è psicologico. Stiamo vivendo una grande schizofrenia. Ti posso chiedere di andare avanti? Su questo tema del problema psicologico, vorrei che ci raccontassi una immagine molto forte che hai utilizzato qualche giorno fa quando ci siamo incontrati, che ci fa ricordare forse il rischio di assuefarsi al dolore degli altri, ad assuefarsi alle morti che ogni giorno si susseguono nel Mediterraneo, così come nel corridoio balcanico. Ed è importante ricordarsi che non è sempre stato così, non siamo sempre stati così inumani. No, per carità, non siamo stati così inumani, soprattutto in Italia. Io mi ricordo quando è morto Gerry Maslow, appunto, che addirittura il funerale è stato, Gerry Maslow, che era uno studente sudafricano morto a Villa Literno, ucciso a Villa Literno. Mi ricordo che i funerali sono stati trasmessi in TV, in diretta TV. E poi mi ricordo che nel 2005, quando sono morti 13 somali, a Roma è stato fatto un funerale a Piazza del Campidoglio, cioè le bare sono state messe lì. Al centro della piazza, una piazza importante, la piazza del comune, e c'eravamo tutti, c'era tutta la comunità somala, della diaspora somala, ma c'erano tantissimi italiani, c'era Pietro Ingrao, c'erano tantissime persone. E quindi a quell'epoca, che non è nemmeno tanto tempo fa, 13 persone erano anche troppe, no? E invece adesso ci stiamo abituando ai bambini che muoiono nell'Egeo, ci stiamo abituando ad una scelta tragica, perché la cosa di cui io ho sinceramente paura è che a un certo punto dovremmo scegliere tra l'Unione Europea e i diritti umani. Ecco, dobbiamo scegliere i diritti umani nell'Unione Europea, perché veramente è fondamentale. E poi volevo solo aggiungere una cosa e mi taccio, perché per sempre per il viaggio di prima, io avevo portato alcuni dati tratti da un articolo di Karim Metref, perché ho scoperto, grazie a Karim Metref, che è un giornalista marocchino che vive in Italia, che per un africano è anche difficile viaggiare dentro l'Africa. Praticamente 55% dei paesi ha bisogno di un visto per andare in 55% dei paesi africani, e moltissimi paesi africani, tipo l'Egitto dove è morto Giulio Regeni, la Guinea Equatoriale, Sao Tomé e Principe, proprio non danno il visto. Quindi il viaggio forse è da mettere al centro della nostra discussione. Grazie Giama. Passo all'inglese per dire. In Italian too as well. Okay. Va bene, allora continuiamo in italiano. Spero, Marisa, la prossima volta che ci incontreremo di riuscire a farti la domanda in portoghese. Ci sto lavorando. E, vorrei continuare su questo filone psicologico da un punto di vista più positivo. È vero che c'è una grande assuefazione al dolore, ma è anche vero che negli ultimi mesi abbiamo visto una straordinaria risposta da parte della cittadinanza europea al dolore degli altri. Parlo ad esempio del movimento Refugees Welcome, cittadini che si sono mobilitati in tutte le frontiere, cittadini austriaci che sono andati in carovane di macchine a prendere i migranti in Ungheria, ed è l'Europa che ci fa ancora sperare, è l'Europa che ci fa rimanere in questo continente con un senso di dignità non ancora completamente infranto. E quindi volevo chiederti, Marisa, come è la tua percezione della forza della cittadinanza europea di essere, se vogliamo, più degna e più decente di chi li governa?
I think that's the only... Penso che l'unica speranza che ci resti sia rappresentata da loro. Non posso rispondere in italiano, mi dispiace, potrei provarci ma ci vorrebbe molto tempo. Ripeto, penso che sia una delle uniche speranze che ci resti sia appunto quella, per ritornare a quello che è successo ieri, è una semplice immagine, quando tutti i leaders si preoccupavano, quando parlo del Belgio faccio riferimento al leaders belgi, quindi si occupavano di aumentare il livello di sicurezza, la gente ha cominciato a fare delle cose come offrire rifugio alle persone, ricevere le persone, anche i tassisti si sono messi a disposizione delle persone che ne avevano bisogno gratuitamente, quindi c'è ancora movimento di solidarietà da parte dei cittadini, ma penso che i principali problemi siano rappresentati dal fatto che vediamo anche un maggiore livello di xenofobia, di razzismo, quindi questi movimenti xenofobi e razzisti che non eravamo abituati a vedere anni fa, quindi sono due andamenti che vanno in parallelo, quindi la solidarietà da un lato e questo aumento del razzismo e della xenofobia, quindi dobbiamo vedere cosa succederà, ma speriamo che la realtà in qualche modo avrà la meglio rispetto alla xenofobia e al razzismo che si trovano in Europa, in paesi diversi, non in molti paesi. Quando vediamo quello che sta succedendo, sono d'accordo a quanto ha detto Ichiaba, perché facciamo una distinzione fra quelli che sono i migranti economici e i profughi, i rifugiati? Perché facciamo questa distinzione? La gente vuole lasciare il paese, basta, e lo facciamo anche noi. Perché? Perché vogliamo farlo per vari motivi, diverse sono le motivazioni, ma è vero che questa distinzione non va fatta, anche se viene fatta in modo artificioso, e in tutta l'Europa vediamo questi movimenti. Ma c'è bisogno di maggiore forza. Io vengo in qualche modo contattata da molti degli esponenti di questi movimenti che devono far fronte a una burocrazia che non perdona e che non gli consente di fare il lavoro che vogliono fare per poter accogliere i rifugiati. Una rapidissima domanda per entrambe. Fate un suggerimento a Yanis. Yanis ha preso questo passo ambizioso di lanciare questo movimento paneuropeo per cambiare l'opinione pubblica europea, come ha detto all'inizio, cambiare i processi politici in Europa. Cosa pensate debbano essere le due priorità fondamentali del movimento quando si parla della situazione dell'immigrazione e dei rifugiati? Per quanto riguarda le migrazioni, dobbiamo sicuramente mettere sul tavolo una cosa molto importante. L'Unione Europea ha moltissimi accordi con vari paesi del mondo e tutti questi accordi si basano sullo scambio, sul commercio e non su altre questioni. Dovremmo mettere come condizione che quando si parla di rilascio di visti o di la possibilità di viaggiare ci deve essere reciprocità. Non si possono avere questi accordi con tutti i paesi del mondo senza reciprocità. Per avere un accordo di associazione con l'Unione Europea questi paesi devono in qualche modo rinunciare alla capacità di ingresso in un paese. Questa è una cosa assolutamente non equa che avviene a livello degli accordi europei e delle istituzioni. Quindi la reciprocità sarebbe la cosa indispensabile per poter fare una proposta e dire non accetteremo una cooperazione internazionale che si basi su questo livello di diseguaglianza e un trattamento iniquo delle persone. Un'altra questione
In qualche modo si ricollega a quello che ha detto Icciaba. Dobbiamo discutere i diritti umani nell'Unione Europea, ci siamo dimenticati di farlo, è una dimensione fondamentale per questi movimenti o per qualunque altro movimento. Non possiamo accettare che le persone si facciano scudo delle donne che soffrono. In qualche modo si pucciano la bocca perché non possono parlare, o non possiamo consentire che le persone vengano messe in campi che vengono utilizzate per altri fini. Noi possiamo accettare che si costruiscano sempre più muri dappertutto. La mia esperienza non è quella per trattare bene le persone, ciononostante abbiamo ancora questa visione coloniale di mettere in discussione i diritti umani dappertutto, nelle istituzioni europee, nel Parlamento europeo, nella Commissione, nel Consiglio europeo. Non c'è mai una discussione sui diritti umani. Ogni volta che io chiedo che venga messo all'ordine del giorno dicendo quello che è successo in Ungheria, mi viene detto che i diritti umani non sono di competenza dell'Unione, quindi sarebbe bene poter tener conto di questo. Sarò brevissima. Secondo me un punto è la rappresentazione, cioè quando si parla non soltanto di rifugiati ma su tutti i temi, di tener conto del fatto che esistiamo anche noi, migranti e figli di migranti, e soprattutto magari nel tempo appoggiare anche le varie battaglie locali che si stanno facendo. Io oggi sono venuta con la mia amica Kenya, che è membro della rete G2. Noi in Italia non abbiamo una legge sulla cittadinanza e temo che non l'avremo, perché siamo considerati una quinta colonna del terrorismo solo perché siamo figli di migranti. Ecco, noi abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di società coese, quindi c'è bisogno di rappresentazione. L'avremo. No, io spero di non morire senza vederla questa legge, però insomma, l'avremo. L'avremo e la conquisteremo. Io vi ringrazio veramente molto. Abbiamo aperto dicendo che Diem deve essere un movimento che va oltre le parti e oltre la lotta politica, e questo significa avere esattamente le posizioni che sono emerse da questo dibattito qua. Le posizioni che avete espresso, dalla cittadinanza ai canali umanitari, non sono posizioni di una parte, se non la parte giusta, la parte umana, la parte che ritorna a rendere la dignità una parola di cui non vergognarsi, essendo cittadini o residenti di questo continente. Vi ringrazio veramente molto e speriamo di continuare a lavorare assieme, e sono sicuro che lo faremo. Marisa.
Continuiamo a parlare dei temi che tratteremo questa sera, e l'ambiente è il secondo tema del manifesto di DiEM25. Un tema urgente per tutto il mondo e importante soprattutto in questo momento, perché l'Italia è chiamata a votare per il referendum abrogativo sulle trivellazioni petrolifere in mare il 17 aprile. Per discutere di ambiente è con noi uno degli esponenti del Coordinamento Nazionale NoTriv, movimento che cerca dal 2012 di opporsi al modello di sviluppo nazionale basato sullo sfruttamento delle fonti fossili per un modello economico, energetico e sociale più sostenibili. Sarà con Lorenzo Marica Di Pierri, attivista e giornalista che da anni si occupa di tematiche ambientali e sociali. Proprio perché la tematica ambientale è strettamente connessa con la tematica della transizione ecologica del nostro modello di sviluppo economico, è con piacere che questa sera invito a raggiungerci qui per discuterne con Lorenzo e con Marica la rappresentante internazionale della FIOM CGL, la compagna Valentina Orazzini. Compagna. Io voglio partire da un numero che riallaccia il panel precedente con questo qua, e questo numero è 300 milioni. 300 milioni è stato lo stanziamento della Commissione europea 3 settimane fa per andare incontro all'emergenza rifugiati sulla rotta balcanica. Non so se 300 milioni sono tanti o sono pochi, però vi dico che 300 milioni è stato anche il costo di non accorpare il referendum del 17 aprile contro la trivellazione petrolifera nell'Adriatico insieme alle elezioni comunali di maggio. 300 milioni è stato il costo che il nostro governo ha pagato per rendere difficile ai cittadini di questo paese esercitare il proprio diritto democratico al referendum che verrà fra 3 settimane. Quindi ci pare giusto iniziare precisamente da questo tema con Marica, che è una delle persone che più si è spesa assieme a tantissime altre e tantissimi altri su questo tema e su questo referendum, con una grandissima e straordinaria partecipazione popolare e di movimenti e di reti, chiedendoti, Marica, di raccontarci un po' perché il 17 aprile è importante andare a votare. Molto volentieri, Lorenzo, ma inizierei da un numero, visto che davi dei numeri. Speriamo non i numeri. E il numero che vorrei dare è l'introito annuale delle royalties del petrolio, che sono più o meno 340 milioni, quindi più o meno quello che spenderemo appunto per questo referendum non accorpato alle amministrative. Questo serve anche a smontare le argomentazioni di chi dice che gli introiti del petrolio in Italia a livello di royalties sono molto alte. Questo non è vero, sono tra le più basse del mondo, il 7% per il petrolio, il 10% per il gas. Ma torniamo all'argomento principale: perché è importante andare a votare? Innanzitutto è importante andare a votare perché è un momento di democrazia, è un momento di partecipazione, e soprattutto è inaccettabile che chi ci governa preferisca, piuttosto che difendere la propria idea, sabotare la possibilità di altri di esprimere un'idea. Dobbiamo assolutamente lavorare affinché la partecipazione a questo referendum sia enorme, sia gigantesca. Abbiamo molte difficoltà perché purtroppo, come al solito, c'è un velo, un tappo mediatico rispetto a questo referendum, ma c'è un'attivazione territoriale molto forte, moltissimi comitati, moltissime associazioni, cittadini che si stanno muovendo indipendentemente da questo silenzio mediatico per raggiungere questo risultato. Attraverso la partecipazione popolare al referendum possiamo contribuire a un cambiamento importantissimo. Dobbiamo uscire dalla dipendenza dalle fonti fossili. Lo abbiamo detto varie volte durante questa giornata, l'era dei fossili è finita, è una cosa che è chiara per la scienza, è chiara per tutti gli attivisti, i comitati impegnati in giro per il mondo contro gli impatti di un modello energetico completamente insostenibile. E quindi importante perché possiamo aiutare a guardare al futuro. Voglio ricordare una cosa importantissima: l'Italia è stata a Parigi, come gli altri 195 paesi, nel dicembre scorso, si è impegnata, ha firmato un accordo. Un'altra cosa simpatica da dire è che il nostro governo difendeva le posizioni dei paesi del sud del mondo, quindi gli obiettivi più
ambiziosi. Peccato che le politiche energetiche italiane siano completamente in contraddizione rispetto a questo impegno. Quindi dobbiamo affermare e far capire alle persone che fermare le trivelle in mare è esattamente in linea con gli impegni che abbiamo preso a Parigi. Firmare le trivelle in mare è esattamente quello che ci aiuterà a raggiungere questi obiettivi. Il 17 aprile è un'occasione molto importante proprio per fare questo, per stimolare quella politica che è assolutamente sorda da questo punto di vista. Ci dicono spesso... Ci dicono spesso che fermare le trivelle in mare, così come fermare lo sfruttamento del suolo, porterà a una perdita di posti di lavoro. Valentina, Fiom CGL, un sindacato, perché sostenete questo referendum? Ah, innanzitutto parto dalle complessità. La Fiom è anche quel sindacato che organizza quei lavoratori che producono i tubi che servono anche per creare e montare delle trivelle. Questo però per dire che non è accettabile la contrapposizione tra ambiente e lavoro e che siamo per prendere, come dire, di petto la complessità, e l'abbiamo fatto politicamente scegliendo di fare questa discussione. C'è da smontare la contrapposizione e appunto la retorica che è stata costruita anche sui posti di lavoro. È vero che esiste un tema occupazionale, ma io lo rovescerei, nel senso che innanzitutto su questo referendum non è vero perché le concessioni sono ancora 10 o 20 anni, il tema è sulla concessione illimitata, quindi il tema delle ripercussioni occupazionali in questo è veramente limitato, e il tema è contrario, nel senso che la scelta strategica che tu stai facendo rispetto ai modelli industriali, rispetto all'energia a cui fai riferimento è totalmente perdente, perché in un contesto in cui noi rischiamo di compiere delle scelte anche di difesa del posto di lavoro così com'è, nel senso ottocentesco del termine, corporativo, non è strategico. Cioè, questo per noi è uno dei punti, perché strategicamente è necessario pensare, ripensare alle dinamiche produttive, quindi alle scelte che si fanno anche dal punto di vista energetico, e dall'altra è importante però pensare di dare delle risposte alla complessità del mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro non si salva, i posti di lavoro non si salvano semplicemente difendendo in maniera appunto corporativa e ottocentesca lo status quo. Questo per dire che quello delle trivelle è uno dei referendum su cui la Fiom è impegnata, così come è impegnata su quello sul lavoro, perché per noi esiste un tema di ricomposizione all'ora universale, esiste un tema di complessità, e la complessità ambientale e sociale sono unite, cioè non esiste un tema di crisi ambientale che non sia in qualche modo intrinseca anche a una crisi sociale, per cui certo, bisogna dare delle risposte d'insieme alla complessità del lavoro, e quindi appunto provando a fare delle proposte che rimettano insieme e che non si fermino a un... Parlami di queste proposte d'insieme. Un tema che è stato trattato anche da Yannis in apertura è quello della riconversione ecologica, di cambiare il modello di sviluppo. Come sindacato e come uno dei sindacati che nella percezione collettiva, se vuoi, rappresentano il lavoro novecentesco, il sindacato metalmeccanico, il sindacato che fa macchine, come vi ponete di fronte al grande tema della riconversione ecologica e della trasformazione verde della nostra economia? Innanzitutto nelle proposte ce n'è una molto già evidente nella piattaforma che abbiamo presentato, perché siamo appunto impegnati nella battaglia per il rinnovo contrattuale, in cui abbiamo proposto di istituire un tavolo permanente per la discussione sulle produzioni ambientali e sulla sostenibilità ecologica. Questo per dire che non è un tema che vogliamo eludere, ma che anzi vuole essere discusso, ma che vuole essere discusso in maniera permanente, in maniera critica. Cioè, noi siamo in un contesto europeo dove ci sono altri stati, altri sindacati che sono seduti a tavoli tripartiti che discutono di innovazione e riconversione da 3 anni, faccio l'esempio appunto della Germania, quando noi appunto rispetto a questo siamo in una fase di confronto ancora praticamente inesistente. Il tema è riprogettare la produzione, è riprogettare i prodotti, è ripensarla facendosi carico anche dell'impatto delle produzioni, cioè pensando che si possano fare dei prodotti che possano essere smontati, riciclati, riparati, creando anche posti di lavoro. Prima Yannis Varoufakis nell'introduzione discuteva anche, no, del mantenere anche una sovranità strategica rispetto, parlava di Google, no?
noi abbiamo in mano quasi tutti, no? Uno smartphone, non è che sono stati creati dal niente, cioè come dire, la Silicon Valley arriva da un processo di investimenti pubblici a sostegno di questo tipo di economia. Allora perché insieme a una rivoluzione digitale non pensare a una rivoluzione ecologica sostenuta da delle risorse pubbliche, sostenuta da degli investimenti? Cioè perché non pensare a un'economia circolare in cui ci si faccia carico anche, no, dei rifiuti, degli scarti, dei pesi sulle società? Perché non fare dei piani di sostenibilità ambientale che siano a valle, non sull'impatto successivo? Quindi prima di qualsiasi progetto politico e produttivo, prima un'analisi degli impatti ambientali, e che rimetta anche chiaramente tutto in discussione anche poi il tema, no, dei saperi, dell'accesso alla formazione, dell'indipendenza accademica. Assolutamente. E se posso ricordare, una delle proposte più importanti fra le tante del movimento DiEM25 è precisamente su quanto dicevi tu adesso, Valentina, di fare in modo che la Banca Centrale Europea smetta di stampare 80 miliardi di euro al mese semplicemente per darli alle banche affinché tentino di prestarli ai privati, ma di investire questi denari direttamente nell'acquisto di bond della Banca Europea degli investimenti, con il fine di un grande piano di investimenti europeo per la riconversione ecologica e per la trasformazione verde della nostra sfera produttiva. Marika, se non si trivella non c'è lavoro, abbiamo scoperto che forse non è necessariamente così. Se non si trivella non c'è petrolio e quindi queste luci si spegneranno. È vero o no? Assolutamente no, nel senso che abbiamo necessità, cioè abbiamo bisogno e urgenza di ripensare in maniera radicale un sistema economico. Spesso ci troviamo a parlare di cambiamenti, ma questi cambiamenti assumono le fattezze di timidi correttivi. Ecco, questo non è possibile, lo dicevate anche nell'introduzione. Dobbiamo capire bene qual è la differenza tra la green economy e una conversione ecologica radicale del modo di produrre. Valentina parlava appunto della necessità di ripensare a cosa produrre, a come produrre, a quanto produrre e a perché produrre. Per fare questo c'è bisogno di ingenti investimenti pubblici, c'è bisogno, lo dicevamo, l'abbiamo detto diverse volte anche oggi nelle discussioni dei gruppi di lavoro, di orientare gli investimenti europei, i fondi strutturali, di disinvestire ad esempio sui fossili. La cifra annuale che si investe ancora in sussidi diretti e indiretti ai fossili è di 5.300 miliardi di dollari l'anno. In Italia questa cifra raggiunge i 17 miliardi di euro. Sono soldi che potrebbero efficacemente essere investiti in altri tipi di politiche. Il tema energetico è un tema centrale. Il tema energetico ci interroga moltissimo perché è il cuore e il pulsante della nostra economia. Da questo punto di vista, rinunciare alle fonti fossili è qualcosa che dobbiamo fare nel minor tempo possibile. Come dicevo prima, la scienza ci ha avvertito, la nostra biosfera è capace di assorbire ancora soltanto le emissioni derivanti da un quinto di tutti i giacimenti conosciuti. Questo vuol dire che l'80% di quei giacimenti devono essere abbandonati, non devono essere estratti. Le alternative ci sono ed è importante dirlo. Vuol dire lavorare sull'efficienza energetica, vuol dire lavorare su fonti rinnovabili e sulla democrazia energetica, quindi cambiare anche lì il modello di produzione. Mi piace citare uno studio molto importante che è uscito proprio pochissimo tempo fa di due università americane, Stanford e Berkeley. Hanno fatto uno studio rispetto alla possibilità, con le tecnologie esistenti, quindi è già possibile, creare uno scenario negli Stati Uniti, ma che chiaramente può essere esportato altrove, per arrivare al 2050 con un approvvigionamento 100% rinnovabili pure, che vuol dire sole, vento e acqua. È possibile. Un'altra cosa che dice questo studio è che il più grande ostacolo a questo cambiamento sono la politica e le imprese. Ecco, probabilmente abbiamo la responsabilità, oltre che il dovere e il diritto, di spingere come società, come massa critica, affinché non sia più possibile che questo ostacolo si frapponga tra noi e il cambiamento che dobbiamo costruire. Marika, grazie. Consigli per gli acquisti. Per gli acquisti di Yanis, che cosa gli consigliamo a DiEM25 in materia di ambiente e di riconversione ecologica? In un minuto, quali devono essere, secondo te, due delle priorità che DiEM25 deve portare avanti nei prossimi mesi? Domanda per entrambe. Io credo che un altro tema molto collegato sia al tema centrale di oggi, ma sia al tema ambientale, sia proprio il tema democratico, il tema della democratizzazione. La democratizzazione non riguarda soltanto le istituzioni europee, la democratizzazione riguarda i processi decisionali sui territori,
che vedono le comunità escluse da ogni possibilità di dire la propria, che vedono le comunità vittima di impatti in termini ambientali, sanitari, economici gravissimi. Quindi il tema del riportare la democrazia ad una dimensione comunitaria, ricreare dei meccanismi di partecipazione è fondamentale. Io credo che se ci poniamo il problema di democratizzare l'Europa, dobbiamo necessariamente avere come contraltare il tema della ricostruzione di democrazia comunitaria. Questo è fondamentale. Quindi è importantissimo ripensare ad alcuni meccanismi, perché quelli esistenti sono insufficienti, ed è anche importante utilizzare quelli esistenti, tra cui, e chiudo su questo, chiaramente c'è il referendum del 17 aprile. Sento l'ultima parola qui. Io continuo su quanto stava dicendo Marika sul referendum, perché il fatto appunto della riappropriazione del controllo democratico, no, anche del territorio, è un tema cruciale, e non a caso la risposta del governo in questo senso rispetto al nostro referendum è importante, perché tu sei di fronte a un governo che non è stato votato, che non è stato eletto e che chiede ai cittadini di non prendere parola sul referendum essenziale, dicendo sostanzialmente che la sovranità popolare è pericolosa rispetto ai temi che possono essere appunto su questo implementati. Quindi io credo che il tema della riappropriazione del controllo democratico anche rispetto all'ambiente sia determinante, così come è determinante, lo dicevo prima, il tema di a livello europeo una politica industriale europea, non una convergenza di politiche europee, una politica industriale europea, una politica energetica a livello europeo. Tu prima privi dicendo, no, io ho 31 anni, non voglio assistere al fallimento dell'Europa. Io parlavo ieri sera con un compagno e realizzavo il fatto che io sono stata educata con i principi dell'Europa e dell'ambientalismo. Penso di essere una di quelle generazioni in Italia che nelle scuole è cresciuta avendo a riferimento questi due temi essenziali. Allora, siccome appunto tutto questo sta naufragando mentre stiamo finanziarizzando i migranti, no, in cambio di transazioni economiche con terzi paesi non sicuri, sta appunto tutto questo crollando negli impegni della COP21 che i nostri governi sottoscrivono e che a livello locale invece appunto smentiscono nelle politiche che vengono implementate, allora ripartire da europeismo e ambientalismo come valori educativi fondanti del nostro popolo. Marika, Valentino e Valentina, grazie mille per aiutarci ad andare nel XXI secolo. XXI secolo, Google, fra qualche minuto vi portiamo Julian Assange. Il terzo tema della serata è la trasparenza, la base sulla quale agisce la democrazia. Non esiste cittadinanza informata che non sia una cittadinanza vigile. Trasparenza in Europa significa quindi ridurre l'opacità di riunioni e vertici delle istituzioni europee, sì, ma anche e soprattutto rendere pubblici tutti i documenti relativi ai negoziati sul TTIP, il Trattato di Libero Commercio tra Europa e Stati Uniti. Proprio di TTIP parlerà la leader della Linke, Katia Kipping, che era sul palco del Volksbühne a Berlino al lancio di Diem e che questa sera contribuirà al dibattito con un suo videomessaggio.
Al dialogo si aggiungerà anche la voce del creatore di WikiLeaks, una libreria gigante di documenti più perseguitati del mondo che dal 2006 si batte per rendere pubblici milioni di dati e documenti censurati o segreti, che riguardano anche lo spionaggio, le guerre e la corruzione. Per l'Unione Europea la sua è una detenzione arbitraria ed è per questo che questa sera non sarà qui con noi, ma lo seguiremo in streaming da una diretta dall'ambasciata dell'Ecuador, dove è in asilo politico da più di 3 anni, appunto a Londra. Giornalista, attivista e programmatore cyberpunk, si batte da anni per liberare informazioni e restituirle ai cittadini. Interverrà al dibattito Julian Assange. Qui dall'Acquario Romano dialogherà invece con Lorenzo Svrečko Horvat, filosofo croato tra i principali esponenti della nuova sinistra post-Jugoslavia e anche sostenitore fin dalla prima ora del movimento Diem, di cui è oggi forse il suo più attivo promotore. Il tema di cui Lorenzo e Svrečko parleranno questa sera rappresenta anche la prima campagna europea che il movimento Diem intende lanciare proprio qui dall'Acquario Romano, la campagna sulla trasparenza. Svrečko. No, you stand up. I will never try and make you sit down. Non cercherò mai di farti sedere. Tu sei irrequieto, a lanciare il movimento europeo di Yanis Varoufakis. Questo per evitare che facciate dei gesti inconsulti. E quindi questa campagna sulla trasparenza che Diem lancerà è importante. Allora, la trasparenza è una parola che non è sempre molto chiara. Un attimo, che cos'è la trasparenza? Dirle in un minuto che cos'è la trasparenza non è facile, cerchiamo di farcela. Vorrei iniziare con un'immagine del mondo in cui noi viviamo oggi. È un mondo che è stato descritto anche prima di George Orwell, Aldous Huxley, nei romanzi di fantascienza. C'è stato Zamyatin ha scritto, un russo ha scritto un romanzo in cui tutte le case delle persone che vivevano su una strada avevano le pareti di vetro, tutto era trasparente e c'era solo un'ora al giorno per fare sesso, ma c'era solo una condizione, cioè bisognava indicare, registrare la persona con cui fare sesso e l'ora in cui si doveva farlo. Questo è stato il primo romanzo che ha parlato della trasparenza e noi viviamo in questo mondo oggi, ma non abbiamo neanche un'ora di privacy. Le grosse società Google, Microsoft e altre sono riuscite a far sì che siamo parte di una società sotto sorveglianza. Quello che noi vediamo da un lato è che tutto quello che noi facciamo è del tutto trasparente, mentre le decisioni relativamente alle nostre esistenze non sono trasparenti. Due brevi esempi che ci porteranno dritti nella campagna, le motivazioni per questa prima campagna di Diem. Devi rispondere alla mia domanda, non mi hai dato modo di sedermi, quindi primo esempio, parecchie settimane fa il Consiglio europeo si è riunito a Bruxelles e ha discusso fra l'altro il referendum del Regno Unito e la crisi dei rifugiati, dei profughi. Abbiamo potuto seguirlo, abbiamo avuto uno streaming in diretta di quello che è successo, ma sapete quello che sta succedendo con la crisi dei rifugiati oggi. Poi Juncker ha detto non abbiamo nulla da nascondere, tuttavia l'accordo più importante segreto, cioè diciamo del TTIP, il TSA e il TTP, sono tutti accordi che sono stati negoziati a porte chiuse. 52 stati formeranno un nuovo blocco economico con Hillary Clinton, la prossima presidente degli Stati Uniti, ha chiamato la NATO economica. Diciamo, questo cambierà la nostra vita dall'internet alla proprietà intellettuale, alla medicina, Cina, le società che avranno modo di in qualche modo portare in
fare ricorsi contro paesi come l'Italia, la Croazia, senza avere la possibilità di avere neanche uno sguardo a quello che è il contenuto di questi accordi segreti. Solo grazie a Julian Assange abbiamo avuto un breve capacità di guardare quello che c'è all'interno. Parliamo di Bruxelles qui oggi. Come prima cosa dobbiamo condannare il terrorismo dovunque si manifesti. Ma ci sono due cose che succederanno dopo Bruxelles. La prima cosa è che la nostra vita diventerà ancora più trasparente. E la seconda cosa che ci possiamo attendere nell'Unione Europea nei prossimi mesi è qualcosa di quello simile a quello che è successo dopo l'11 settembre in America, una sorta di nuovo Patriot Act che si è avuto in America. Non è un caso, prima c'è stato Parigi, poi l'ex boss della CIA ha detto che persone come Snowden e Julian Assange hanno le mani ricoperte di sangue perché sono quelle che hanno rivelato il contenuto degli accordi segreti dei centri di potere, e queste persone sono reclusi nell'ambasciata dell'Ecuador ormai da 4 anni. Questa è la società in cui noi vogliamo vivere in un futuro? No, questo è il motivo perché Diem lancia questa campagna. Thank you Zdechko. And on the theme... Grazie. Sul tema del TTIP abbiamo Katia che ce ne parla. Katia Kipping era a Berlino il 9 febbraio con noi, è stata una delle persone che fin dall'inizio ha manifestato il suo entusiasmo per Diem, per sostenerla. Qui vediamo Katia. Liebe Freundinnen und Freunde von... Salve amici di DiEM25, vi invio i miei saluti e la solidarietà da Berlino. Abbiamo programmato una iniziativa per avere più trasparenza, un'iniziativa che io ritengo molto importante soprattutto per quanto riguarda i documenti del TTIP. Un paio di settimane fa sono state aperte a Berlino le stanze di consultazione sui documenti TTIP. Per potervi accedere ho dovuto sottoscrivere un accordo in cui mi impegnavo a mantenere il silenzio su quanto avrei letto, e allora mi sono chiesta: ma chi ha legittimato questi negoziatori dell'accordo TTIP? Perché io non ricordo che si siano mai presentati ad alcuna elezione, quindi io non posso dirvi nulla circa quanto ho letto in quel testo, ma posso dirvi quanto non vi ho letto, non una parola o proposta per migliorare, per avere maggiori tutele per i consumatori, nessuna proposta per migliorare le condizioni di lavoro o per una migliore tutela dell'ambiente o per avere più democrazia. Il livello di opacità parla da solo. Quelli che vogliono più democrazia, più protezione dell'ambiente, più protezione dei consumatori non devono certo nascondersi, ma se invece vuoi attaccare la democrazia allora non puoi permetterti la trasparenza. Quanto ho letto mi ha convinto che abbiamo decisamente bisogno di più trasparenza. La democrazia ha bisogno di trasparenza, lottiamo per questo. Gli interpreti specificano che il video è stato tradotto dai sottotitoli in inglese. Julian. EP, una volta qualcuno, se non ci fosse bisogno di tenerlo segreto, non sarebbe necessario tenerlo segreto. Quindi forse è giusto quello che diceva Katia. Perché? Perché bisogna segretare ogni singolo documento pertinente al TTIP? You're asking me in Italian, or I'm asking a question in Italian. I understood perché. Perché is Julian not here yet? We were always waiting for him. It was... Non è ancora qui, siamo sempre in attesa di Julian. È stata la stessa cosa a Berlino, ma per riprendere quello che ha detto Katia mentre aspettiamo collegamento con Julian, che non è la chiamata Skype, non è delle più semplici da fare. Perché questi negoziati per il TTIP vengono mantenuti segreti? Perché? Ma quello che succede col TTIP è una cosa che dovrebbe preoccupare noi tutti. Quello che stanno cercando di fare
è quando, se prendete in considerazione il quadro geopolitico più ampio, quello che gli Stati Uniti cercano di fare, siano sempre battuti contro la una integrazione euroasiatica. Quindi il problema è che la Cina e la Russia già stanno collaborando in due ambiti: la nuova via della sete, della seta, che renderà possibile che delle merci cinesi arriveranno dalla Cina ad Amburgo in un paio di giorni. Questo è uno dei timori degli Stati Uniti e questo è il motivo per cui gli Stati Uniti cercano di integrare l'Unione Europea in quello che Hillary Clinton chiama la nuova NATO dell'economia, diciamo, e noi la mettiamo in discussione questo non solo per la mancanza di trasparenza ma per il fatto che le istituzioni dell'Unione Europea non funzionano. Quindi quando si è incontrato il Parlamento Europeo parecchie settimane fa, ha fatto un accordo con la Commissione Europea, con gli Stati Uniti e le lobby delle grosse società del mondo, e la situazione era tale che l'unica cosa che il Parlamento Europeo può fare è esprimere il suo assenso su qualcosa che è già stato oggetto di assenso. Quindi il TTIP è un esempio eclatante del non funzionamento delle istituzioni europee. In attesa del collegamento con Julian Assange, diciamo che Diem sta lanciando la campagna sulla trasparenza in Europa e dopo Assange inviteremo tutti a sottoscrivere una petizione in questo senso. Ma c'è qualcosa di più nella petizione. Che cos'è che chiederà DiEM concretamente con la petizione? Abbiamo varie richieste fondamentali, che tutte quello che riguarda l'Eurofin, l'Eurogruppo, l'Ecofin, tutte le riunioni, il Consiglio Europeo vengano messe in streaming in diretta. Oggi possiamo vedere, diciamo, delle sedute in diretta di altre incontri. Oggi possiamo vedere quello che in streaming diretto, quello che facciamo qui. L'altra richiesta che noi facciamo è che tutti questi incontri, queste riunioni, comprendano anche le riunioni della Banca Centrale Europea, con, diciamo, i verbali che vengono resi pubblici alcune settimane dopo. La successiva richiesta che abbiamo è di avere un registro di più 10.000 lobby a Bruxelles che decidono della nostra vita. E una terza richiesta è che immediatamente tutte le parti che riguardano il TTIP siano rese pubbliche, di pubblico dominio. Noi vogliamo che voi sottoscriviate questa petizione e vi spiegheremo come potete farlo più tardi. Can I get an update? Un aggiornamento sul collegamento con Julian. A che punto siamo? Vediamo cosa succede, sta arrivando. Julian. Buonasera, benvenuto. È straordinario, non ti sentiamo però, non c'è il suono, non c'è l'audio. Mentre cerchiamo di aumentare il volume, vorrei dire che, parlando del TTIP, l'unico motivo per cui sappiamo qualcosa dei negoziati proprio grazie ai documenti che Wikileaks ci ha fornito. Julian, mi sentite? Sì, perfettamente. Sono stato a Roma nel 2009, ma da allora non ho più avuto modo di venirci, quindi sarà la prossima cosa che vorrei fare in questo futuro distopico in cui noi possiamo avere, diciamo, delle speranze di fare determinate cose. Julian, dici perché tu sostieni questa campagna sulla trasparenza e perché questo sia il tema importante per avviare un movimento per la democrazia. Poi vorrei avere uno scambio con Sreko, che ci ha dato questa possibilità di essere con te oggi. Grande onore di essere con te oggi. Allora, cerchiamo di capire quali sono i temi fondamentali, i punti fondamentali della democrazia. Noi tutti insieme
in qualche modo che mettiamo in comune le nostre conoscenze relativamente all'ambiente, il nostro desiderio di cambiare le cose in determinati modi e di opporci a dei cambiamenti che non vanno bene. Questo richiede delle conoscenze delle situazioni in cui noi ci troviamo e richiede anche la capacità di comunicare gli uni con gli altri. Quindi la trasparenza del nostro ambiente, del nostro contesto si associa a una libertà di espressione, quindi sono strettamente collegate, quindi sono una immagine dell'altro, quindi non è che noi ci occupiamo e ci preoccupiamo della trasparenza perché è la trasparenza che rende noi tutti umani, cioè capire il nostro ambiente e capire come possiamo unirci per rendere migliore l'ambiente. Il problema che esiste oggi in Europa è che c'è sempre meno volontà politica da parte dell'Unione Europea perché effettivamente esiste in quanto tale. Oggi come oggi l'Unione Europea è destinata a un destino negativo, quindi o deve trasformarsi, democratizzarsi oppure si disintegrerà completamente e questo sarebbe un gran peccato per l'Europa e avrà delle conseguenze molto gravi, una serie di disastri, di calamità che verranno a colpire l'Europa e sarà un problema anche molto significativo per altre parti del mondo. Oggi come oggi, se vediamo gli stati in Africa, cosa possono fare? Possono scegliere di avere diciamo gli Stati Uniti come entità geopolitica oppure possono scegliere di la Cina, ci sono gli altri, questi due attori, poi non è che ci sia grandi possibilità di scelta per le persone in tutto il mondo. Nel periodo post bellico c'era stato fatto a livello ideologico una serie di cose che venivano considerate importanti, diciamo la preoccupazione gli uni per gli altri, la possibilità di risolvere i conflitti e tutto ciò è avvenuto nell'ambito della NATO, nel periodo post bellico, ma tutto ciò aveva un che di artificiale, ma comunque questi valori sono molto importanti. Se noi non siamo in grado di esprimere la volontà politica di sostenere questi valori scompariranno e quindi avremo solo una politica svilita, perché c'è una volontà che l'Unione Europea esista in questo stato disastroso, perché c'è un deficit democratico fondamentale che ha colpito l'Unione Europea. Questo deficit democratico avviene a due livelli. Discende dal fatto che c'è una mancanza di trasparenza. Come può la gente sostenere, proporre qualcosa relativamente a quello che le istituzioni europee stanno facendo e come arrivano a delle decisioni? Il tutto avviene in modo opaco e quindi non è possibile scegliere chi appoggiare, anche se l'Unione Europea in determinati ambiti può arrivare a un maggior grado di trasparenza. Qual è il feedback politico? Come funziona? Ci sono dei meccanismi in base ai quali i cittadini europei in tutta l'Europa possono esprimere il loro sostegno, la loro opposizione relativamente a quello che sta succedendo. Forse possiamo vedere questo nelle decisioni dell'Unione Europea, proprio la sua fallimento nell'affrontare la crisi dell'area euro, affrontare il terrorismo all'interno dell'Europa, il fatto che non sia riuscito in modo unificato affrontare il problema della migrazione. L'Unione Europea quindi non interviene per far fronte a quelle che sono le preoccupazioni dei cittadini europei e questo porta a una minore volontà politica relativamente a sostenere l'esistenza dell'Unione Europea. Lo si può vedere tanto a livello della sinistra e anche di altri ambiti, anche fra l'establishment nel Regno Unito, cioè l'Unione Europea non può essere trasparente e quindi non può rispondere alle preoccupazioni democratiche dei suoi cittadini, quindi perde la sua volontà politica e semplicemente perde la sua capacità di intervenire, di agire. Ora, ritorniamo su Bruxelles.
io avevo dei familiari a Parigi. Il terrorismo islamico e altre forme di terrorismo, la nostra realtà in qualche modo è una realtà che, con cui dobbiamo fare i conti. Diciamo, quello che è stato fatto in Francia con una risposta sicuritaria, diciamo, ma potremmo vedere una cosa analoga a livello nazionale, l'abbiamo visto nel Regno Unito, quindi potremmo vedere una versione europea del Patriot Act degli Stati Uniti che minerà alla base proprio quelle cose che rendono l'Europa qualcosa che vale la pena di sostenere sul piano ideologico. Il terrorismo islamico non è che è venuto dal nulla, è stato frutto di fondamentali debolezze nell'unità, nella coerenza dell'Unione Europea stessa, che ha fatto sì che gli singoli Stati membri fossero impegnati in un avventurismo folle nel Medio Oriente per una serie di motivi, un avventurismo unilaterale. Sì, il Regno Unito sicuramente è stato un elemento essenziale di questo avventurismo insieme agli Stati Uniti, ma anche la Francia, anche l'Italia. Recentemente abbiamo divulgato 32.000 email di Hillary Clinton, di cui si può leggere tutto questo, si può leggere della Francia, del Regno Unito e del loro coinvolgimento in Libia. Molto chiaramente Cameron e Sarkozy hanno sicuramente volevano procurarsi più del 35% del petrolio libico e per questo spingevano in questo senso. Una guerra per il petrolio non potrebbe essere sostenuta dai cittadini europei, perché la gente è gente onesta e capisce che se questa guerra contro il terrorismo viene condotta sul suolo di altri paesi, poi questa guerra verrà scatenata nel vostro paese. Quindi diciamo, queste morti causate dal terrorismo, dalle armi occidentali, dalle bombe occidentali, hanno colpito gli iracheni, i libici, i siriani dal 2003. Questo tipo di violenze che si producono quotidianamente. Potete immaginarvi quindi i cambiamenti nelle articolazioni, nelle strutture di quelle società che hanno dovuto far fronte a questa sofferenza. E questo sicuramente ha generato una situazione di odio, di desiderio di vendetta molto ampia, diciamo, e l'Europa ne risente di queste conseguenze. Quindi dobbiamo capire che quando l'Unione Europea manca di coerenza per quanto riguarda la sua politica estera, i singoli Paesi membri hanno seguito le ambizioni geopolitiche degli Stati Uniti e il risultato di tutto ciò è stato il terrorismo all'interno dell'Europa, migrazioni massicce verso l'Europa, e tutto questo lo si poteva prevedere. Io parlavo all'epoca con molte persone quando questo si verificava nel 2011 e anche oltre. Molte persone che erano della sinistra e anche della destra che parlavano all'epoca della guerra irachena. Quindi questo enorme errore strategico fatto avrebbe danneggiato l'Europa e di fatto l'ha danneggiata. Passando a un altro errore madornale sul piano strategico, è sicuramente iniquo, ingiusto, ma non è solo qualcosa che sia di qualche vantaggio per le classi al potere, quello di sostenere il TTIP così come si delinea. Gli Stati Uniti vedono l'ascesa della Cina e capiscono che potrebbero perdere il loro predominio nell'Eurasia. È stata una preoccupazione
nutrita da lungo tempo dagli Stati Uniti per la possibile integrazione dell'Eurasia. Diciamo, gli Stati Uniti hanno un'unica valuta, un'unica lingua, quindi sono tutti un popolo dal punto di vista della popolazione bianca cristiana e quindi è una superpotenza. Gli unici possibili rivali degli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Cina, quindi è un'integrazione dell'Eurasia. Quindi vediamo un po' le cose come stanno. Perché l'Europa non ha una politica estera che può proiettare i suoi migliori valori facendo degli accordi con molte persone per sostenere i diritti umani autentici? L'Unione Europea ha 500 milioni di cittadini, ha un PIL che è molto più grande di quello degli Stati Uniti e della Cina. Perché si trova sempre in una posizione in cui segue la guida degli Stati Uniti, mentre è in una posizione in cui potrebbe fare molto meglio per se stessa e per il resto del mondo? Il TTIP è una parte di tre accordi che hanno delle ambizioni molto ampie. In qualche modo abbiamo il TTPP che riguarda gli stati dell'Asia, poi il TTIP e poi quello fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Abbiamo più di due terzi del PIL mondiale contenuto in questi accordi. Questo fa sì che l'Europa si trovi in una situazione in cui si crea un nuovo blocco sul piano economico che per fronteggiare gli altri continenti. È qualcosa che altri cittadini hanno, diciamo, effettivamente sostenuto, la creazione di una NATO dell'economia, o come ha detto Ashley Carter, un nuovo portaerei da poter far operare nell'Asia e nel Pacifico. Non penso che gli europei, i cittadini europei siano d'accordo su questo e la forma in cui è stata proposta questa costruzione è qualcosa su cui non possono esprimere il loro accordo perché non la conoscono. Quindi è stata presentata una richiesta alla Commissione che dovrebbe essere attualmente sul sito web. Vorrei brevemente riprendere quanto è contenuto in questo. Hai un minuto per concludere, Julian. È un compito difficile, molto duro quello che mi spetta. Il TTIP non è semplicemente un accordo economico, ma un ordinamento giuridico ed economico che pone degli obblighi per gli Stati membri, in qualche modo va al di là di quello che è il suo ambito, in qualche modo definisce la sicurezza alimentare, la sicurezza sul lavoro, l'ambiente, la proprietà intellettuale, tutto quello che noi facciamo. Quindi, i servizi finanziari ed altro. Si tratta di un progetto ideologico che ristruttura le basi ideologiche e le giuridiche di tutti i cittadini dell'Unione Europea, in qualche modo li include tutto ciò in un trattato. Potete dimenticarvi di una politica nazionale, ne volete più stati socialdemocratici o volete più uno Stato capitalista, o volete più uno Stato socialista, o qualunque altra variazione. Dimenticatevi tutto questo. Una volta che il TTIP sarà ratificato nella versione proposta, questi quesiti politici non si pongono neanche. Quindi le richieste sono le seguenti. Dobbiamo passare al testo della petizione, quindi puoi essere molto conciso. Ci sono sei punti. Prima di tutto, la
pubblicazione del testo che è oggetto del negoziato, questo deve essere fatto con altri, diciamo, accordi importanti, e deve essere fatto col TPI, deve essere porre termine alla Direzione Generale per il Commercio, che è responsabile del negoziato di questo accordo, con uno sforzo molto importante di promuovere il TTIP prima che il testo sia reso pubblico. Non è il ruolo della Commissione questo, diciamo, di negoziare un accordo che noi non conosciamo neanche, diciamo, questa è una responsabilità politica, diciamo, non deve spingere o propagandare, diciamo, l'accordo senza che se ne sia a conoscenza, ovviamente immediati nelle procedure del Parlamento europeo, in modo che il Parlamento europeo abbia modo di rivedere i capitoli ogni tornata negoziale. Per il momento è prendere o lasciare l'atteggiamento, e molte questioni, diciamo, che riguardano il commercio vengono incluse nel TTIP in modo per far sì che non si possa in qualche modo bloccarlo, perché ci sono una serie di cose su cui la gente vorrebbe esprimere la propria opposizione. L'immediata sospensione di tutti i negoziati del TTIP con gli Stati Uniti fin tanto che non saranno d'accordo su degli standard molto simili a quelli proposti in queste richieste che noi avanziamo, perché questo è necessario, perché è giusto anche per i cittadini degli Stati Uniti, ma è fondamentale per le persone che sono nell'Unione Europea. L'Unione Europea ha reso pubblica in parte del materiale, ma non i testi negoziali più importanti. Gli Stati Uniti non l'hanno fatto. Quello che è successo è che l'Unione Europea ha in qualche modo ha cercato di riciclare un po' quelle che erano le sue proposte più controverse in quelle degli Stati Uniti, in modo da far sì che queste proposte non venissero poi rese pubbliche. Grazie moltissimo, Julian, per essere stato con noi questa sera. And if I may, vorrei solo dire che davvero spero che la prossima volta Julian verrà a Roma, che questo avvenga presto. Now let's see this petition. Can I get all... Quindi vediamo la petizione. Chiederei ad Olga Vukovic di raggiungerci qui sul palco. Olga di WeMove.org, che è una delle partner nella preparare la petizione. Questa è la piattaforma per la petizione. Olga, in un secondo, dici perché hai lavorato su questo? Beh, no, Shrek, non puoi andare via, non sei ancora stato liberato. Abbracciamoci, Olga, noi ci conosciamo da tantissimi anni ed abbiamo lavorato insieme in tante diverse occasioni e sono felicissimo che sia qui con noi. Sì, come ha detto Lorenzo, io sono qui a nome di WeMove.org, un'organizzazione europea che sta ospitando sulla propria piattaforma la prima in assoluto campagna di Diem. E vorrei dirvi perché è importante che abbiano scelto noi per ospitare la piattaforma e spiegarvi come avverrà il lancio online della petizione. WeMove è nato come un'organizzazione nata perché eravamo disperati per quanto avveniva in Europa, ma anche perché sapevamo che il potere delle persone poteva fare la differenza, e quindi abbiamo cercato di combinare le possibilità di organizzarsi online con i bisogni crescenti dei cittadini europei di far sentire la propria voce a chi prende le decisioni in nostro nome.
e quindi essere attivi per un'Europa più democratica. Per molti di noi che siamo qui stasera è un qualcosa di normale, ma invece in tanti cittadini hanno difficoltà a trovare delle modalità di impegno, di partecipazione, quindi noi cerchiamo di rendere questa partecipazione possibile in un solo click, che per alcuni significa scoprire le proprie potenzialità e poi potersi impegnare anche di più. Ed ecco qui la petizione. Questo è il testo che vedete della petizione, visionabile in diverse lingue. Parlavo del potere che hanno le persone. In più saremo a sottoscriverla e più potente sarà la petizione. Quindi dopo che la prima persona in assoluto, che sarà Yannis, l'avrà sottoscritta, la petizione verrà lanciata ufficialmente e tutti quanti potranno andare online per sottoscriverla. E come Julian Assange e Shrek Rowe ci hanno detto, questa petizione è estremamente importante. Il campo che vedete è vuoto, abbiamo bisogno che qualcuno la firmi. E come vedete Yannis sta facendo qualcosa e adesso sicuramente tutti quanti copieranno l'account email di Yannis per cominciare a mandargli emoticon. Chi altro può sottoscrivere la petizione? Chiunque. Dopo la prima firma, chiunque potrà firmarla. La petizione, ecco qua, firma numero uno. Well, now it's up to you to go inside. Bene, ora potete accendere i vostri telefonini e firmare anche voi la petizione o farla appena arriverete a casa stasera. Grazie ancora una volta ai 20 elementi dell'orchestra notturna e clandestina che ci stanno accompagnando questa sera con alcuni brani celebri e altri inediti composti dal maestro Enrico Melozzi. Grazie, grazie. E passiamo ora ad affrontare l'ultimo tema della serata, quello della democrazia. E cerchiamo di farlo in modo da ritrovare i presupposti per qualunque visione di futuro alternativo. Bisogna restituire ai cittadini la possibilità di scegliere le coordinate del mondo in cui vivere, per evitare che sia una ristrettissima minoranza, parliamo dell'1%, a decidere per noi.
a dialogare sulla democrazia insieme con Lorenzo e qui stasera una politica di primo ordine che davvero non ha bisogno di presentazioni. Parlamentare comunista, membro della presidenza dell'UDI per anni, dell'Unione delle Donne Italiane, delle cui battaglie è stata tra le principali animatrici, è stata nella prima redazione del quotidiano Il Manifesto ed è oggi donna attivissima e impegnata, più volte eletta al Parlamento europeo. Insomma, è per me davvero un onore annunciare qui stasera Luciana Castellina. Di democrazia parlerà anche Jorge Morugno, sociologo madrileno, braccio destro di Pablo Iglesias, il leader politico del partito Podemos, che diciamo è nato grazie ai movimenti degli indignados e che oggi si propone come strumento per una democrazia più partecipativa. E ruota attorno a temi come l'ambientalismo, le lotte alle grandi imprese, alle banche e alla finanza. E di democrazia parlerà con loro Yanis Varoufakis. Luciana Castellina, Jorge Moruno, Yanis Varoufakis, non c'è gara con il talk show con la Santanchè, dai, diciamoci la verità. Hey, will to be turned on as soon as... Mi hanno chiesto un po' di accelerare perché giustamente non vogliamo trattenervi in questo splendido spazio, in questo acquario più di quanto dovuto, quindi cerchiamo di accelerare un po' e di arrivare verso la conclusione di questa serata, ma non di questo processo. Luciana, una domanda molto secca. Tu hai visto nascere l'Unione Europea. Alle volte ti viene in mente di rischiare di stare vedendo la sua fine? Ma certamente sono anch'io molto pessimista, ma per arrivare a delle cose concrete, questa questione della democrazia non riguarda solo le strutture e le istituzioni dell'Unione Europea. Diciamo che l'Unione Europea è stata pioniera di introdurre sempre più quella che è stata chiamata la post-democrazia. E guardate, questo è successo a partire dal 1973, dopo gli anni ribelli che erano stati gli anni 60 e inizio dei 70, quando hanno detto l'economia è troppo la democrazia non ce la possiamo permettere, il sistema non può permettersi la democrazia, l'economia è cosa troppo complicata per lasciarla ai parlamenti, alla gente, ai cittadini, devono occuparsene i tecnici e l'amministrazione. Questo processo è cominciato e adesso siamo nel pieno svolgimento, non solo diciamo in Europa, anche da noi diciamo, no? Più o meno siamo a questo. Però secondo me, questa è una cosa che vorrei dire, e vorrei dire a Diem di stare attenti, perché l'Europa ha fatto un'operazione straordinaria, che è stata quella di espellere il popolo dalla propria struttura. Naturalmente un popolo europeo noi sappiamo che non c'è, dovevamo costruirlo, ed era complicato e forse non l'abbiamo fatto. Però la Costituzione, la Corte Costituzionale tedesca, prendo un pochino più di tempo in modo che poi vi lascio tutto, la Corte Costituzionale tedesca disse una cosa sacrosanta, disse l'Unione Europea è antidemocratica perché non c'è un soggetto collettivo, non c'è il popolo sovrano, e non c'è il popolo sovrano perché non esistono tutte le strutture intermedie, i corpi intermedi che sono quelli che garantiscono la democrazia fra il cittadino e lo Stato, partiti, media, giornali, sindacati, organizzazioni. E cosa ha fatto l'Europa? Ha risolto il problema dicendo vabbè, non c'è il popolo ma ci sono i cittadini, gli individui. Guardate, se ci sono solo gli individui, siamo fritti. Siamo fritti, individui magari tutelati, con tutti i diritti individuali, ma eliminiamo il soggetto collettivo. Allora stiamo attenti a dire non i partiti, non le sindacati, eccetera. Se Diem aiuta il processo in cui siamo tutti impegnati, peraltro anche da tempo, di costruire queste strutture intermedie che a livello europeo non ci sono, non sono serie, che non ci sono, eccetera. Allora va bene,
ma non cascate nella questione di dire individui, perché questo è esattamente il gioco che in questo momento l'Unione Europea sta facendo, perché è chiaro che gli individui, i cittadini, pensano a loro stessi, punto e basta. Grazie mille Luciana, se abbiamo un altro microfono magari lo cambiamo perché mi sembra che saltasse ogni tanto. Yanis, I would ask you two things. One is Yanis, due domande. Uno è rispondere a quanto ha detto Luciana, come possiamo affrontare il problema della crisi dei corpi intermedi nell'Unione Europea e che cosa Diem intende fare per rafforzare queste strutture intermedie e quindi in che modo approcciarsi al tema dei partiti politici, dei sindacati, delle organizzazioni sociali. Ma numero uno, la questione degli individui rispetto alla polis. Un tempo tanto la sinistra che la destra proclamavano che non è possibile l'individuo umano al di fuori della polis, quindi l'individualizzazione del cittadino o dei cittadini è parte della disintegrazione dell'Europa comune e quindi Luciana ha completamente ragione. Ciò che non siamo stati capaci di fare in quanto democratici è assicurarci che il processo di trasferimento dei poteri dallo Stato-nazione a Bruxelles e Francoforte avvenisse in modo da non far sparire completamente la sovranità, e purtroppo questo è quello che è successo negli ultimi decenni. E come possiamo invertire il processo? Perché il problema è che l'idea che la democrazia sia un lusso che non ci si possa permettere, beh, questo è quello che disse Winston Churchill, che diceva che la democrazia è una cosa tremenda, che ti costringe a delle riunioni lunghissime, ma è l'alternativa migliore possibile ed è per questo che abbiamo scelto la democrazia, non perché la democrazia è bella, ma perché senza, in assenza di democrazia, la politica diventa tossica e i risultati sono catastrofici. Allora, cosa dobbiamo fare per rispondere direttamente alla tua domanda? È creare l'infrastruttura che stiamo cercando di creare, dove tutti i corpi intermedi, i movimenti sociali, le organizzazioni possano unirsi per rispondere ed affrontare le istituzioni europee di loro disprezzo per i processi democratici e dire che non si può andare avanti così, che noi vi negheremo l'ossigeno del potere se insistete con questi rapporti di potere così brutali. Il punto delle costituzioni, al centro delle costituzioni, è la trasformazione dei rapporti di potere in rapporti democratici, ed è per questo che l'Europa, se non sarà democratizzata, morirà. If I can bring you in, Jorge, se posso chiederti per favore di rispondere in inglese così possiamo fare saremo più veloci. No, chiedo scusa, parlerò in spagnolo. Chiedo scusa, io ho questo ruolo orribile di cercare di far rispettare i tempi. Bene, Jorge, rispetto a quanto Yanis ha detto, e forse per entrare nel merito di una delle risposte che spesso ci viene data quando presentiamo Diem, Yanis dice che entro 9 anni l'Europa dovrà essere completamente democratizzata, e ci rispondono: ma questa è una follia, l'Europa è una cosa complessa, in 9 anni non si otterrà nulla. Eppure Podemos è stata fondata solo 2 anni fa e in 2 anni avete completamente cambiato la dinamica politica spagnola. Quindi dici come funzionano le cose? Davvero pensi che 9 anni siano troppo pochi, se a voi ne sono bastati solo 2? Mon Williams, che è l'atto di comunicare su una... Innanzitutto voglio dire che stanno facendo... Sorry, I think... will go crazy.
Chiediamo che la traduzione avvenga in consecutiva, altrimenti le interpreti non possono garantire la traduzione in italiano. C'è un autore che si chiamava Raymond Williams, che el acto de comunicar es un acto de comunidad en sí mismo. Así que yo querría agradecerles a todas las traductoras el formidable trabajo que están haciendo para que nos podamos comunicar entre todos nosotros y nosotras. I'm not a translator, but I do my best. ¿Cómo se ha conseguido lo de Podemos? En España existen ahora mucho de lo que se llaman podemólogos, mucha gente que de repente es experta en explicar qué ha sucedido para que Podemos alcance la cuota de poder, el éxito, digamos, que ha tenido en las elecciones. In Spain, España, ci sono persone che pensano di sapere tutto su Podemos, di poterlo spiegare e di poter raccontare come è stato creato, come si è sviluppato. Che do e che damos. And the first question I give to them and we all give. E la prima risposta che io do quando mi fanno questa domanda è che non ci sono ricette, non ci sono libri che possiamo leggere per imparare come vincere. Quindi l'idea è che in Spagna una situazione con cui abbiamo i conti è quella che noi chiamiamo la crisi di regime, una crisi del potere costituito. It's an ongoing crisis. In un primo momento inizialmente questa crisi di regime si è manifestata dall'alto. C'è stata un'emancipazione dal patto sociale a partire dagli anni che si era stato creato in Spagna dagli anni 70 dopo la dittatura militare. Son ellos los que ponen en duda esas reglas básicas que consiguieron, con todas las críticas, la posible introducción de las masas de la población española con una cierta expectativa de vida al medio largo plazo. They stop following. Sono questi soggetti che hanno cercato di non rispettare più il patto tra cittadini e democratici. La idea es, ¿qué pasó en España? En España hubo algo que se llamó el 15M, que son los indignados, que fue la crisis de régimen, pero por abajo. ¿Qué hizo el 15M? El 15M lo que hizo sobre todo es poner en duda el relato oficial que hasta ese momento se había dado sobre la crisis. La crisis era, para las élites, un efecto meteorológico, algo que sucede sin explicación y solo con víctimas, pero sin culpables. Il 15M, il movimento 15M ha detto ora basta, dobbiamo iniziare a cambiare le cose e ad esprimere un potere dal basso per cambiare le regole. Per cambiare le regole. In maniera individuale, in soledad e che cada uno se lamia solo le ferite, si convierte in algo politico. Se te echan de tu casa, ya no es por tu culpa. Si estás en paro, si sufres la precariedad, ya no es por tu culpa. Hay razones colectivas y hay soluciones colectivas. Then what happened is that people start... Le persone così hanno smesso di lamentarsi nel privato delle proprie case ed hanno cominciato a trovarsi insieme, a discutere con quanto stavano subendo. Se ti cacciano dalla tua casa hai diritto di parlarne con gli abitanti del tuo quartiere e di scendere in strada. Podemos lo que hace es surfear la ola creada por la sociedad en movimiento, por la sociedad moviéndose y la sociedad impugnando la palabra oficial, el relato oficial de lo que sucedía y de lo que puede suceder. Podemos, what does... Quindi Podemos non è nato dal nulla, ma ha affermato che invece le cose si potevano cambiare. We can change the status quo. Okay. Podemos. Okay. Y ya muy rápidamente para terminar. Sí, y después vuelvo contigo. ¿Eh? Así que... ¿Cuáles son las claves de Podemos? Una, el marco izquierda y derecha ya no sirve. First key of Podemos.
quali sono le chiavi di Podemos. Primo punto, il paradigma destra-sinistra non funziona più in politica. Unos pocos, una minoría privilegiada acumula cada vez más poder en menos manos. How to understand that the minority is the one. Il fatto di capire che rendersi conto che c'è una minoranza che sottrae alla maggioranza il potere. No more left and right. Riconoscendo questo, abbiamo affermato che non bisogna più parlare in termini di destra o sinistra, ma di alto e basso. Ci sono centinaia di migliaia di cittadini che soffrono gli effetti della crisi. Alcuni di loro si definiscono come di sinistra, altri no. E quindi Podemos dà la voce ai tanti che hanno detto, dà la parola ai tanti che hanno detto basta. Podemos utiliza la idea de casta, aquí la conocéis mucho en Italia, la idea de casta, pero de una forma articulada ideológicamente distinta, creo. Podemos uses the word casta. Podemos utilizza il concetto di casta, con cui voi in Italia avete una certa familiarità, ma noi lo utilizziamo in una articolazione in qualche modo diverso. La cuestión es, los políticos elegidos por la ciudadanía ya no responden a la soberanía popular, se han emancipado. Politicians are not Numero due, i politici non rispondono più al popolo sovrano, ma si sono completamente sganciati dal popolo. Con las élites financieras, por lo tanto han secuestrado la democracia y han secuestrado la decisión de la sociedad. Y en este momento es cuando el propio Parlamento, históricamente liberal, ed è per questo che si sono stretti in unione con l'elite finanziaria ed hanno rapito la democrazia in Europa. La Declarazione Universale dei Diritti Umani già si convierte automaticamente in un elemento di radicalità democratica. Il fatto in sé di difendere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani al momento è un elemento di radicalità democratica. Grazie mille per quello che hai detto e grazie mille per la speranza che Podemos trasmette al resto d'Europa, il senso di possibilità, di si se puede, si si può, che è ovviamente presente in Spagna, ma grazie al vostro lavoro è una possibilità anche altrove. Yanis, passo all'inglese per gli interpreti. I want to ask you one question and then close with Lucia. Yanis, voglio farti una domanda in modo da poterci avviare verso le conclusioni. E la mia domanda è questa. Due punti, a partire da quanto ha detto Jorge. Il primo ha a che fare con il problema della differenza tra destra e sinistra. Tu hai detto ripetutamente che Diem è un movimento trasversale dove i democratici sono tutti il benvenuto e vorrei che tu chiarissi questo punto. E la seconda domanda che ti faccio riguarda questo. Qual è il popolo di Diem? Podemos è stata costruita sull'incredibile esperienza degli indignados e del 15M, delle mobilitazioni nelle piazze. Senza il 15M l'esperienza di Podemos sarebbe stata estremamente più difficile. Dove è il potere sociale, il potere popolare su cui intendete costruire il processo di Diem? La differenza tra destra e sinistra esisterà sempre finché esisterà il capitalismo. Tuttavia in Europa oggi i neoliberisti chiedono che un governo, il governo greco ed altri governi aumentino le tasse per l'impresa mentre i governi di sinistra si battono per ridurle. Allo stesso tempo abbiamo governi di sinistra che tagliano le pensioni per soddisfare le richieste della Troica. Le distinzioni sono state completamente spazzate via dalla volontà della Troica non di imporre il neoliberismo ma di
assicurarsi che le attuali strutture di potere rimanessero intatte, anche se sono iniettate da dosi sempre più massicce di autoritarismo che stanno distruggendo quegli ecosistemi di cui quegli stessi poteri hanno bisogno per poter sopravvivere. Quindi Diem non è né di sinistra né di destra. Io sono di sinistra, ma vorrei che in Diem entrassero tutti in coalizione, tutti i democratici che non vogliono ritrovarci in una versione postmoderna degli anni 30. Chi sono i soggetti di Diem? Queste persone, gli europei, che comprendono che uniti resisteremo e divisi ci ritroveremo, precipiteremo in un contesto da anni 30. Luciana, io ti chiederei di rispondere a quanto questo tavolo, forse un po' così. I miei nonni mi hanno raccontato l'Europa come un progetto di pace e loro hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Oggi come va raccontata l'Europa ai nipoti dei tuoi nipoti? Intanto gli ho raccontato che l'Europa che è stata fatta per la guerra fredda e non per la pace. Scusami, puoi usare il microfono, un qualunque altro microfono? Intanto ai nipoti bisognerebbe raccontare che l'Europa che è stata concretamente fatta è stata fatta perché era un pezzo della guerra fredda e non c'entrava niente con quella che i poveretti di Ventotene volevano, perché la più grande balla che è stata raccontata è che questa era la conseguenza di quell'altra cosa. Però voglio finire con una riflessione a proposito di quello che diceva Yanis. Credo che ci dobbiamo domandare perché noi che siamo il 99% e loro sono solo l'1% non vinciamo mai? E dobbiamo ben rifletterci su questo. Perché è facilissimo unificare il 99% sul dire no, non voglio, questa cosa non mi piace nella denuncia, è difficilissimo metterli insieme sul sì, sul progetto da cambiare, e per questo siamo sempre sconfitti, perché quando arriviamo a quello non siamo capaci. Allora, per questo io dico, stiamo attenti, io non credo che ci bastino né i diritti né la trasparenza. Noi dobbiamo conquistare un potere deliberativo, che è una cosa diversa, e questo potere deliberativo, intendiamoci, non voglio dire che dunque dobbiamo prendere il palazzo d'inverno come si fece in Russia nel 17. Dico che non basta neppure il 55 o il 60% dei voti per prendere il governo. Il potere deliberativo nasce se organizziamo la società, la gente, lo organizziamo in sindacati, in partiti, in quello che volete, in comitati di democrazia diretta, in consigli, in quello che volete, che già comincia a cambiare la gente e a farle strappare delle funzioni che sono state espropriate dallo Stato, anche dall'opposizione, anche senza avere il governo, o anche se ha il governo da solo non può fare niente, e abbiamo molti esempi di come questo succede. Dico questo soltanto per dire, stiamo attenti a non chiedere solo, i diritti umani sono una cosa importantissima, per carità, ma se non c'è un potere che li realizza, poi dopo diventa una cosa. Cioè non fidiamoci, stiamo attenti, la vera fregatura che in questo momento l'Europa sta facendo, con l'appoggio di molti teorici, penso a Beck e a tanti altri, che dicono l'Europa dei cittadini, l'Europa dei cittadini e l'Europa degli individui. Questo è un modo per dire diritti, ma non il potere deliberativo per poi farlo. Credo che questa è una delle questioni che ci dobbiamo porre se vogliamo fare un movimento europeo, e questa mi pare una cosa. Ci sono stati, badate, dei movimenti europei, perché non è vero che non ne abbiamo avuto. Abbiamo avuto il movimento pacifista, abbiamo avuto i forum sociali europei, abbiamo un movimento sull'acqua, sui beni comuni, che comincia ad andare avanti. Quello che non siamo riusciti a fare è poi proprio consolidare organismi di gestione di potere reale, e questo credo quello che dobbiamo fare. Grazie mille Luciana. Io penso che la questione del potere sia essenziale, che Yanis l'abbia vissuta in prima persona prendendo il potere con Syriza in Grecia, solo per scoprire che prendere il potere non è sinonimo di avere il potere. E io ho promesso di farvi uscire da qua prima delle 11, quindi mio grande malgrado
devo andare avanti verso la chiusura. Una cosa che mi permette di farlo di buon umore è che andiamo a chiudere con un intervento di uno dei più grandi intellettuali mondiali, una straordinaria sociologa, un punto di riferimento di più di una scienza, Saskia Sassen, una grandissima sostenitrice del lavoro che stiamo facendo qui questa sera. 3 minuti di intervento di Saskia, che forse, come è stato detto, sarebbe stata qua questa sera se ci fosse stata una maniera di farla volare sufficientemente in fretta da Città del Messico. E poi con Yanis vi raccontiamo che cosa si farà nei prossimi mesi e andiamo a prenderci un bicchiere di vino tutti quanti assieme e magari a fare un brindisi. Saskia. 25. We need a continental level movement. Abbiamo bisogno di DiEM25, abbiamo bisogno di un movimento continentale per portare insieme tutte le incredibili iniziative che vengono, che stanno avvenendo in Europa. Oggi viviamo in un'economia segnata da una logica estrattiva, anche la finanza è estrattiva. Le banche tradizionali vendevano qualcosa che avevano, il denaro, in cambio di un interesse. Erano anche parecchio propensi ad assicurarsi che i figli e le figlie guadagnassero di più in modo che contraessero più prestiti. La finanza oggi funziona in un altro modo, vende qualcosa che non ha e nel momento in cui fa questo diventa pericolosa ed invade altri settori attraverso degli strumenti estremamente complessi per estrarre, come si fa in una miniera, e esattamente come in una miniera, una volta che l'estrazione è terminata, alle spalle non si lascia null'altro che non la distruzione. L'economia sta divenendo una forma di pulizia economica, esattamente come nel senso della pulizia etnica. Ci sono troppi disoccupati, troppe persone che si sono tolte la vita quando la loro piccola attività commerciale è fallita, troppe persone che sono divenute invisibili, sono state espulse dalle misure economiche. Se noi dovessimo andare a misurare quanto sta avvenendo davvero in un paese o in un continente, avremmo un quadro completamente diverso. Ci si potrebbe chiedere: ma perché hanno così tanta voglia di dire ah bene, la Grecia è tornata a una crescita dell'1,2%? Perché ne hanno così tanta voglia? Perché gli investitori hanno bisogno della crescita. Quindi ciò che la pulizia economica fa è che elimina gli effetti negativi e relega in quella zona sempre più persone. Una delle sfide con cui stiamo facendo i conti è che mentre queste espulsioni avvengono, tante parti della nostra economia ci sembrano invece gloriose, ci sembrano ottime. C'è crescita, i nostri cittadini saranno più belli che mai, ma in realtà tutto questo si basa su moltissime espulsioni invisibili. Secondo punto, che cosa possiamo fare? C'è tantissimo da fare, citerò solamente un elemento: l'importanza di rilocalizzare quanto più possibile. Abbiamo davvero bisogno di una multinazionale per farci un caffè? E ricordatevi che Starbucks si sta insediando in sempre più città europee. Non abbiamo bisogno di Starbucks, non abbiamo bisogno del franchising. Basta con i meccanismi di franchising. Il franchising non fa altro che deprivare la comunità di qualcosa per portarlo nella propria sede centrale. Non abbiamo bisogno di essere affiliati di una multinazionale, perché in questo modo continuerà il meccanismo estrattivo. Cerchiamo piuttosto di tornare a meccanismi rotatori, circolari, a eventi localizzati. E proviamo a pensare a quali sono i saperi che i membri di una comunità detengono. Io conosco migranti che sono stati formati come medici, ma oggi lavorano in un parcheggio perché nessuno vuole un dottore straniero, ma quelle competenze ancora le hanno. Immaginiamoci una situazione in cui a livello locale riusciamo a mappare tutte le competenze esistenti
all'interno della propria comunità. Immaginate la scoperta del potenziale nel momento in cui una comunità povera scopre di avere un dottore al proprio interno, e tutto questo ha a che fare con questa idea della rilocalizzazione, che è ovviamente soltanto un aspetto, ma un aspetto importante. Abbiamo molto da fare. I need you for one last minute, Yannis. Ho bisogno di te ancora per un ultimo minuto, Yannis. Grazie per essere stati con noi fino a questa sera e fino a quest'ora. Non vi tratteniamo più di altri pochi minuti, ma pensiamo che sia importante, forse necessario, lasciarvi con una informazione su ciò che accadrà nei prossimi mesi a livello europeo e a livello italiano. Rendendo chiaro che si tratta di un work in progress, ma di un work in progress che ha tutta l'intenzione di progredire e di farlo in maniera abbastanza ambiziosa. Yannis, dici qualche cosa di ciò che accadrà in Europa con Diem nei prossimi mesi? I even understood that. I prossimi passi hanno a che fare con sono i seguenti. La settimana prossima parteciperemo ai dibattiti sulle politiche economiche in Gran Bretagna nell'ambito del Labour Party di Jeremy Corbyn e della sua agenda per far sì che gli investimenti nel Regno Unito raggiungano i livelli necessari a far sì che quel paese abbia un'economia capace di tornare a produrre giustizia sociale ed innovazione tecnologica. Il 2 di aprile, di nuovo a Londra, parteciperemo a un dibattito che intende creare un nuovo dialogo sul tema del referendum britannico sull'Unione Europea. Il messaggio di fondo sarà che gli inglesi devono rivendicare la propria democrazia, rimanere parte nell'Unione Europea per costruire insieme una democrazia. Ci sposteremo poi a Vienna, un campo di battaglia fondamentale per la questione dei rifugiati, dove organizzeremo un evento per discutere della crisi dei rifugiati nella capitale, che sta subendo il contraccolpo dell'ultradestra, dove la polizia austriaca sta cercando di impedire l'arrivo dei rifugiati. E poi avvieremo il processo delle assemblee di follow up, avremo un'assemblea sul Green New Deal, sul New Deal verde, perché come è stato detto, se Diem non svilupperà una politica che risponde alla necessità di affrontare la crisi del debito, della povertà, dei migranti, in termini di proposte che possano parlare di un cambiamento che si possa operare già da domani senza arrivare alla grande questione costituzionale, se non faremo questo non ce la faremo. Quindi la prossima assemblea sarà sulla questione del New Deal verde, poi ci sarà un'assemblea sulla questione del valore del lavoro e sul basic income, poi avremo un'assemblea sulla transizione verde e sulla sovranità tecnologica europea, ed infine nel corso di 18 mesi avremo concluso le nostre assemblee con un'assemblea sulla Costituzione europea, e quindi da qui alla fine del 2017 Diem avrà messo a punto il proprio programma. Due parole su quanto accadrà in Italia. Mettere il cappello italiano per me non è facilissimo. Io ho vissuto 10-12 anni fuori, sono tornato l'anno scorso con European Alternatives. Da 9 anni lavoriamo a livello europeo e della passione per la democratizzazione dell'Europa che ci ha avvicinato a Yannis. Però è anche giusto e importante sottolineare
che per una volta un grande processo europeo parte da Roma e parte dall'Italia. Dopo il lancio del 9 febbraio, la prima presentazione del 9 febbraio a Berlino, questa è la prima tappa di Diem, di un percorso che, come Yannis ha detto, sarà lungo e sarà articolato. E per una volta è importante essere al centro e fra i primi di importanti processi europei. Che cosa accadrà in Italia? La risposta semplice è che non c'è nessuno in grado di deciderlo, se non una collettività che andrà costruita secondo la modalità che accennavamo in anticipo, non una collettività che si metta in competizione con altre realtà, ma qualcosa che permetta di aggregare forze diverse, immaginazioni diverse e ambizioni diverse. Un processo che deve essere quindi partecipato, che dovrà vedere incontri territoriali a partire da importanti città che andranno alle elezioni anche con la presenza di forze civiche innovative che ci ricordano un po' i venti di Spagna, quali Bologna o Barcellona, città che sono diventate un simbolo dell'Italia che non funziona più, quali L'Aquila. Un percorso partecipato però che non sarà la costituzione di Diem Italia, dell'ennesima organizzazione, l'ennesimo movimento che cerca di prendere uno spazio e mettersi in competizione con gli altri. Un percorso partecipato che deve portare Diem in Italia, che deve portare la possibilità di un grande movimento transnazionale direttamente ai tanti e alle tante che lottano quotidianamente sul territorio. La grande scommessa di Diem è precisamente questa, di dire è possibile, lavorando in un paese, in una città, facendo il lavoro straordinario che tutte quante le associazioni, le realtà che questa mattina hanno lavorato con noi durante l'assemblea fanno, è possibile al tempo stesso essere in collegamento con il resto d'Europa e con realtà da tutte le parti d'Europa a lottare assieme per un cambiamento radicale e definitivo del nostro continente. Quindi un grande percorso partecipato, un percorso territoriale, un percorso che verrà definito dalla spontanea auto-organizzazione di quante e quanti vorranno aderire, vorranno prenderne parte, vorranno suggerire assemblee, incontri e quanto secondo noi possa servire a cercare di mettere in moto una speranza e un processo di aggregazione. La frase secondo me con cui dobbiamo lasciarci è tornare a volare alto. Dobbiamo avere la capacità e soprattutto l'ambizione di cambiare tutto, in Italia e in Europa, partendo da domani. Grazie mille a tutte voi. Devo fare la parte più importante della serata, che sono i ringraziamenti, perché un processo è partecipato, ma non è possibile senza delle persone che si sbattono per renderlo possibile. Iniziando da, sono brevissimi e poi il maestro ci farà una chiusura musicale straordinaria. Tutti gli ospiti che hanno partecipato questa sera e che ringraziamo per il tempo e la passione che hanno messo a disposizione. Le mie due straordinarie co-conduttrici, Alice Lizza e Carmela Mastrangelo, che spero riusciremo anche ad avere qua. Lo staff straordinario di European Alternatives, la mia organizzazione che da due giorni sta lavorando senza un'ora di sonno per questo evento. Un team straordinario di tre ragazze che per caso sono tutte e tre del 1992, che mi danno una grandissima speranza che con le nuove generazioni è forse possibile cambiare realmente le cose. Giuseppina Tucci, Marta Mestre e Paola Tamma, che spero siano qui anche loro con noi. Tutti i tantissimi e le tantissime volontarie che hanno risposto alle nostre mail in questi giorni e sono qua ad aiutarci a farvi entrare, a prendervi gli auricolari e perché no anche a spingervi a darci una donazione, perché è un evento interamente auto-organizzato e autofinanziato da volontari che stanno mettendo la propria passione dietro a questa giornata. Grazie di cuore veramente a tutti i volontari di questa serata. Grazie chiaramente ai tecnici dell'audio, delle luci, dello streaming. Abbiamo fatto qualcosa di più di uno streaming, abbiamo fatto una diretta televisiva in diretta su Repubblica.it, tre televisioni che hanno preso spezzoni di questa serata, una diretta in inglese su altri canali e su altre testate internazionali. Sono numeri nei 6-0 che stanno seguendo questa serata in giro per l'Europa ed in giro per il mondo, e questo è dovuto al lavoro di straordinari tecnici che sono qua dietro questo schermo a lavorare, gli interpreti che ci permettono di capirci. Grazie di cuore per un lavoro che conosco bene,
che conosco bene e so essere veramente difficilissimo. Sto arrivando alla fine. Vorrei ringraziare l'Acquario Romano e soprattutto il suo presidente Alfonso Giannotti, che pregherei di venire qua se fosse in sala. Ecco Alfonso, siamo veramente onorati di essere in questo bellissimo spazio. Grazie mille Alfonso. E la dimensione di questo, di questa, la circolarità di questo spazio rispetto alla classica struttura di un teatro, e anche la nostra maniera di vedere il processo politico, che pensiamo sia alla base di quanto stiamo facendo. Chiuderò con l'orchestra, ma prima una persona straordinaria, un regista straordinario, un regista italiano di cinema, ma anche un regista politico, perché è il regista di questa serata, tanto nella sua strutturazione quanto nella sua ideazione. La persona che ha passato notti insonne con me, spingendomi a fare una follia come questa, e molto spesso è stata la meta, il punto a cui guardare quando anche io sentivo i colpi della stanchezza. Berardo Carboni, ti prego, vieni e dici... Vuoi dire una cosa? Se vuoi dirci una battuta, no. Hanno parlato tutti benissimo e tantissimo. Io non ho molta dimestichezza con i microfoni. Darei la parola all'orchestra. L'orchestra notturna e clandestina, che ringraziamo veramente di cuore per essere qua questa notte. Grazie, grazie, grazie infinitivamente. Noi vi ringraziamo per essere stati qui. Quello che è successo qui stasera non è banale, e non è banale che la musica sia presente. Noi non siamo un esercizio naif. Se vogliamo ricominciare a parlare di diritti, dobbiamo ricominciare a parlare di cultura. Io nella vita faccio l'operatrice umanitaria, e se c'è una cosa che mi ha insegnato la musica è l'ascoltarsi, l'accordarsi e restare umani. Quindi suoniamo insieme qualcosa di diverso, e sul palco, questo palco informale, Elsa Lila, e un ultimo brano per voi della tradizione popolare albanese. Grazie, buonasera a tutti. Good evening everybody. Mm-hmm.